Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town. Buonasera papere, buonasera papere, come stiamo, andiamo, tutto bene papere, tutto a posto, che si dice, state bene? Nico, grazie mille per i due mesi di risub, bentornato tra le opere armate, che si dice papere, state bene, siete felici, siete a posto, siete sciolte, avete disteso bene le ali, siete cariche, oh perfetto, bene bene bene, questo è l'importante. Allora, papere, allora. Adesso, come sempre, cominciamo stasera, ci vediamo un po' di robina. Ma tra l'altro, papere, io ho scoperto che esiste... Ho scoperto, tra l'altro grazie a voi, che esiste un reality che si chiama Voglio fare il mago. Che cazzo è? E c'è Raul Cremona che lo conduce. Raul Cremona. Cioè, la prestidiri biri giri di realizzazione. Cioè... Avete pensato Raul Cremona, no? O Ronzo? Cioè, con la sola imposizione delle mani posso ungervi la giacca e la cravatta? Voglio dire... What? Cioè, scusatemi, prego, prego. Cioè, vabbè, ha avuto uno share degli ascolti non eccelsi, in effetti, perché è uno share misero, paragonate a altri reality, come ad esempio Il Collegio o La Caserma. Però... Cioè, il fatto che esista... Ma poi è uguale. Cioè, è uguale al collegio. Uguale. Cioè, li fanno entrare,
li fanno lasciare i cellulari, li fanno vestire, cioè, ma identico proprio. E io gli dicevo, ma che cazzo, ma poi ogni puntata dura tipo 2 ore e mezza, cioè, che cazzo è? Che cazzo è voglio fare il mago? Cioè, ma scusate, ho capito che oramai, beh, che dopo, oddio, dopo il contadino cerca moglie, voglio dire, direi che non, cioè, non è che si potesse andare, voglio dire, dopo aver fatto un intero reality su dei contadini che cercano moglie, voi capite che effettivamente non è che il contadino cerca moglie, tra l'altro non lo posso portare perché, perché le puntate non ci sono, ma se ci fossero, ragazzi, secondo me sarebbero a dir poco meravigliose. È ronco! Ah. E anche stasera, Paperi, vi ricordo che c'è il codice sconto Andrea Del su tutti i prodotti Level Up. E io adesso voglio vedere un attimo che cazzo è, per curiosità. Cioè, voglio vedere che cos'è. Perché, cioè, non penso che lo vedremo, voglio fare il mago, però... L'idea che esista un reality su dei ragazzi che vogliono fare i maghi. Ma scusa, a chi cazzo? Cioè, ma quando hanno creato il programma? Scusami, quello del programma, come gli è venuto in mente di dire: ho un'idea geniale, facciamo un reality sui maghi? Ma poi in un castello, cioè, la Hogwarts dei poveri, ma abbastanza, cioè, scusami, vabbè, che ripeto, hanno fatto i reality su contadini che cercano moglie, gente nuda sulle isole, però c'è, cioè, proprio l'idea di pensare, cioè, facciamo un reality sui maghi. Che cazzo è? Cioè, sì, il mago Silva, no, il mago Silva, sì, il mago Silva era lui, coso. Era lui che faceva il mago Silva, mi sembra, sì, fosse lui. Sì, è Raul Cremona, cioè... E lui fa da direttore. Ma da tutti i maghi che ci sono, proprio lui? Cioè, scusami, lui ha preso per il culo. Ma non so per quanti... Cioè, lui ci ha costruito una... No, non gioca, scusa, Raul Cremona. Lui ci ha costruito un'intera carriera sulle prese per il culo. Cioè, andava lì e faceva... Le presti di ribirigirizzazione. Cioè, ma che cazzo... Voglio dire, boh... No, sì, lo so che sono Silvan e Cremona sono delle persone diverse, ma... Luke, grazie mille per la sub, benvenuto, le opere armate. No, no, ma al di là di Dragon Ball, che per amor del cielo, cioè, ci mancherebbe altro, non sto dicendo questo. Sto dicendo che non andiamo avanti con Dragon Ball. Sto dicendo in generale, cioè, è proprio il concetto stesso che mi ha lasciato un attimo... Però, ragazzi, se va il reality coi maghi, andrà reality coi maghi, voglio dire. Ciao Andrea, domani mi scade l'abbonamento al tuo canale. Se sottoscrivo al livello 2 me lo aggiorna? Se fai la sub tier 2, quella la seconda, la tier 2, penso di sì, che ti valga come secondo mese, credo, direi di sì. Comunque, se vuoi fare la tier 2, grazie mille di cuore, grazie mille per la sub in generale. Allora, Papere, allora, adesso... Sì, ma vabbè, ma infatti i trucchi di magia erano, cioè... Trucchi di magia della mutua. Allora, adesso, Paperi, direi che andiamo avanti un po' con Dragon Ball. Voglio andare avanti, tanto, ripeto, non durerà molto perché stiamo parlando di poche puntate, quindi ancora 2-3 giorni e poi è finito. Però poi sì, poi mi sa che ci vediamo un po' di Deal With It, direi. Vediamo un po' di come procede la situa. È una parodia a prodotti originali. Buonasera a lei! Ah, non sei in ritardo. È vero che tornavo in vita. Giusto. Avevo fermato il mio cuore per un po'. Oddio. Riscaldamento globale. Va bene, abbiamo capito che è Greta Thunberg, l'anziano saggio. Sono tutti vivi. Peccato che il pianeta collo. Perché così male al collo, gli ha spezzato. Ah, è vero, torna in vita anche Vegeta. Quando non c'è più posto all'inferno, il principe Vegeta arriverà in un altro inferno. Che bella la citazione. Cazzarola. Beh, la parte positiva è che ho di nuovo i miei vestiti, almeno. Sono vivo? Dragon Ball Abridged, l'ha presa in giro. Sì, sono vivo! Cosa? Sono vivo! Sono vivo! E ho un'idea geniale.
Eravamo rimasti con Goku e Freezer che si menavano. Bene, adesso sei solo zuppa di Super Saiyan, ricca di vitamina, demente. No, perché? Che oddio, che succede nel cielo? Allora il pianeta sta davvero per esplodere. Gli darei, che so, 2 minuti al massimo. Devo tornare sull'astronave. Smettila! Smettila di non morire! Frase più bella dell'anno, smettila di non morire. Sei migliore di me! Sei solo una scimmia troppo cresciuta! E tu non sei altro che uno di quei cosi che Kiki tiene nel cassetto! Ma no! Goku, ma come? Cavolo, Freezer è davvero troppo forte! Devo pensare a un piano! Ci sono! Commissario Reis, grazie mille per la sub! Benvenuto alle opere armate! Un drago gigante! Ma perché Goku un deficiente? Ah. Oh, misericordia! Avevi l'immortalità! E mannaggia a me! Guarda, Freezer, un drago gigante! Vuoi andartene a cagare, brutta scimmia? Ma non ci riesco, a comando! No, Goku, perché sei idiota? Bene, qui vicino ci sarà sicuramente una navicella della squadra G. Ah? Penso che sia meglio evitare quelli lì. E quello? Mio! Ascoltami, dragone gonfiato! Concedimi! Dragone gonfiato! Così da liberarmi di tutte queste ignobili creature e poter dominare indiscutibilmente su tutto quanto è creato! Va buona, realizzando il tuo desiderio, va! Cosa? No! Napoliciani parla in napoletano. Proprio napoliciani, mi sono venuti in mente io adesso. I napoliciani. Qui. Tu. No. No, non l'hai fatto. E se l'avessi fatto, come reagiresti? Fatti sotto. Ehi, Freezer. Preparati a soccombere, mio caro. Perché è arrivata l'ora di... Però l'avevano tutti trasferiti sulla Terra. Cos'è successo? Dove sono scomparsi? Sai, Freezer, sarò sincero, neanche io ci ho capito granché. No, dall'inizio dell'episodio proprio. Non è una gomma, non è una caramella. Siamo... Bulma! Gohan! Che cosa è successo? Non lo so, siamo tutti scomparsi all'improvviso. Ah, è bello essere il salvatore. Pronto? Scusi, con chi sto parlando? Io sono Dende. Dende? Sei tu quello che ha espresso il desiderio? Esatto. Come conoscevi il mio piano? Ha riparato tutti quanti in vita. Volevo solo strafottere Freezer. Dai, non fare la... Dende è fantastico. Anche Freezer, neanch'io sono immortale. Ma mica mi sto lamentando. Oppure ti rode perché sono più figo di te. Più grande! Più grande! Più grande! Perfetto! Come l'ha detto? Ma no! Ottima mossa! Ma non ti lascerò distruggere più alcun pianeta! Vabbè! Beh, sai, eccetto... quello... Non da dietro! Pugno al re! Pugno al rene! Pausina! Pugno alla stomaca! Quanto l'ha fatto lui? Piscerò sangue! Meno male che c'è Dende, che è il chierico... Cosa? Dei bentornato, Neil! Dove siamo? Posso abbracciarti? No! Ah. Gohan! Ciao, Junior! E Dende? Ma credevo che... Pare che siamo tutti vivi! Tranne Krilli. Che sfortuna. No, perché? Neil. Ti sta cercando. Non dirgli che sono qui. Ehi, riesco a sentirti. Non guardarlo in faccia. Sai, guardandomi intorno, noto che è tornato in vita solo chi è stato ucciso da Freezer e i suoi soldati. Ah, conveniente. Signore, non troviamo la tribù Dagrok. Aspetta, è la tribù che mostrava la propria sfera agli sconosciuti. Già, quei cretini. Oh, e chissà chi è il vivace bricconcello responsabile della loro prematura dipartita. Il vivace bricconcello? Sono stato io. Ah, carino.
Ha sterminato un intero villaggio! Già, sarò onesto per una volta. Non mi piace nessuno di voi, tranne lui. Ecco le palle del drago. Ma che stronzo. Oddio, mi sa che sto morendo per davvero. Anziano saggio, non può lasciarci. Mi dispiace, figli miei, ma purtroppo devo. Il mio tempo è scaduto. Ma prima di morire confesserò ogni peccato. Che cosa intende? Ricordate la grande siccità che colpì il nostro pianeta? Quella che sterminò quasi tutti? Sì. Quella causata dai namecciani albini? Sì. Che abbiamo ucciso secondo i suoi ordini? Sì. Sapete, potrei anche avergli addossato la colpa. Che cosa? Ricordate quando dissi che furono loro a far scomparire la nostra preziosa acqua? Ne abbiamo sterminate a migliaia. Sono stato io. Ma come lo sta dicendo? Come? L'ho bevuta. Che? È per questo che sono grasso. E ora posso andarmene con il cuore in pace. Oh. Oh oh. Oh oh. Ammazzatelo! No! No! Oh mio Dio! Oh no! Oddio! No! Ma cosa succede? Ammazzatemi, sì! Ammazzatemi, sì! Ma cosa succede? Quindi è così, la vera lore è stata questa? Lurida scimmia! Dove... Oh mio Dio, che addominali scolpì! Ma che cazzo? Ma che reazione è? Ho finito. Oh mio Dio, che cosa? Addominali scolpiti. Ho finito di lottare. Mi stai annoiando. Sei noioso. Ma che... Ho capito. Hai paura, non è vero? Paura a causa del pianeta che esploderà tra un minuto esatto esatto. Domanda. Eh? Hai un orologio? No, perché? Sai cos'è un minuto, vero? Cosa? Certo che lo so! Io dico di no. Ma... Comunque, me ne vado. Cerca di fare il bravo. Se no, dovrò ucciderti. Ma che sta... Aspetta! non era andata proprio così la conversazione. Schifoso. Ehi, scimmia! Hai dimenticato la tua pizza! Oh, già! Grazie per aver... Quella non è una pizza! Quella non è affatto una pizza! Giusto! E ora ti uccido! Io... dai, io... Azione! Cosa stai combinando laggiù? Stai scacciando un'ape? Perché io detesto le api! No, non preoccuparti, sto soltanto... Ma che sta succedendo? Cosa? Hai controlli invertiti? Hai controlli invertiti? Ma chi li usa? Ce l'ho fatta! Diamine! Ti sei ridotto a rubare le tecniche di Krilli! Ora utilizzerai il colpo del sole! O il cannone Garlic! O il macaco La parodia! Ti ho beccato! Non te la prendere! Neanche Krilli ci becca mai qualcuno! Comunque, hai finito? No, non ancora! Mi sono appena ricordato che ti dovevo due pizze! Usa il joypad! Davvero? Pensi veramente che quel trucco vecchio come il cucco possa farmi... Furbastro infame! Dov'è finita quella scimmia volante? Adesso chiedi scusa! Questo me lo ricordo, ma non credo fosse una pedata così! Ti sei pentito adesso? Mi sa che me la sono fatta sotto! Ora basta! Freezer, dietro di te! E l'ho già detto che questo trucchetto con me non funziona! No, davvero! Stai giù! No! Ma piantala, stupida, impudente, scimmia! Papino, potrai per favore tornare a casa? Momento ciò epico. Ciò che segue è una parodia creata da Krilli. Ah, così? Ma parte subito. Oh! Mio! Dio! Sa, sembra che voglia invogliarci a chiederle cosa diavolo sta succedendo.
Ce lo dica e basta. Ok, ciao, d'accordo. Tra Freezer. Poco due miei amici fanno la cresima. Li puoi salutare? Luca, Loi e Asia Nicola Resti, come regalo per la cresima. Luca, Loi e Asia Nicola Resti, mi mando un saluto. È stato tagliato in due. Wow! Wow, non pensavo fosse roba da Goku. Infatti, Freezer ha fatto tutto da solo. Non pensavo fosse roba da Goku. I miei organi, state qui. State qui con me, papà ha bisogno di voi. Wow, Freezer, sei stato organi. Sicuramente un avversario di altro taglio. Ma non eri tagliato per questo mestiere. Intitolerei questo capitolo Squarcio di vita. Ti prego, basta. Già, diamoci un taglio. Ci dividiamo. Aspetta. Che stronzo. Aspetta, aspetta. So di aver compiuto molte efferatezze. Insomma, non è che abbia ucciso 4 gatti. E poi molti ti erano cari. Ma potrei chiederti, come se fossimo vicini di casa, non è che avresti una buona tazza di energia? Beh... No! Ci ho rinunciato, non glielo chiedo più. Fai buon uso di questa energia. Non usarla per stuzzicare la gente o per drogarti. Cosa? Che? Ma perché? Ora devo andare. Si è fatta una certa. Vorrei portare con me una delle tue gambe, ma avrai sicuramente fame anche tu. Ciao! Se ne sta davvero andando lasciandomi qui. Mi ha dato la sua energia e se n'è andato. Forse si tratta di un segno. Forse dovrei cambiare. Forse è la mia seconda ed ultima chance. Forse io avevo torto. No! Non ti è bastata, Freezer? Ne vuoi un altro po'? Uno dei momenti più epici della serie. Non c'è dai, più. Dai, Andrea, un salutone. Forse da me, mio fratello casa. Edoardo Romero. A proposito, dove si va ora? Dove dicevo? Perché? Ma basta far sti versi, recaio! Non ti azzardare. Ciao, Space! Iniziato, grazie mille per la sub di 3 mesi di Resub! Bentornato tra le opere armate! Era così difficile? Non quanto lo sarà per Goku andarsene da Namek! E vabbè, vi ricordo ancora una volta che con Amazon Prime la sub era tutto uguale, ora è tutto uguale, ma in fiamme! Ah, un'astronave! Bene, ce l'ho quasi fatta! Goku, sbrigati! I comandi! Dove sono? Dove sono? Manca poco ormai! Qual era il pulsante? Eccolo! Il bottone dei muffin! Sì! Il bottone dei muffin! Oddio! Il tasto, il mitico tasto dei muffin. È finita. Cosa? Goku non ha fatto in tempo a salvarsi. Namek è esplosa. E così anche lui. No. Goku, no! No! Ma avete le sfere del drago, che cazzo? Chi diavolo che sposato? Dipende se è bannabile che o no. Che cosa ve ne frega? Ronnie, grazie mille per i 3 mesi di resub! Trovi l'opera armata! Dimenticato il perché si sono recati tutti su Namek inizialmente. Ora abbiamo ben 2 set di sfere del drago. Sì, in effetti, sì, scusami. Ma ti comporti come se la morte fosse una sciocchezza. Ma infatti è proprio così. Ma ha ragione! Ma scusa, ma anche nel Dragon Ball lo pensavo? Ogni volta che moriva qualcuno erano tutti disperati. Ma cazzo, hai le sfere del drago? Puoi farlo rivivere quante volte vuoi? Che cazzo? Sto tutti aspettando di resuscitare. Diamine, per Riff è già la seconda volta. Allora mi aspetto un premio. Già. Non sempre pensato anch'io sta cosa qua. Che cazzo sono? Allora, chi parla scusa con tanto, Bulma? Cioè... Ci penso io. Bulma è la mia ragazza. Ah sì? Ok. Procedi pure, Stallone. E ora che ho divorato l'anziano saggio, sono io il vostro nuovo unico padrone. Oh, mi sembra giusto. Ehi, Bulma, sono io, Yanko. Oh, ciao. Aspettate, il mio ex mi sta chiamando. Ehi, Pupa, è un piacere se... Aspetta, ex? Che stai dicendo? Sì, beh, ti lascio. Cosa? E perché? Perché? Non mi chiami da mesi. Ma se sono morto! Oh,
Beh, però adesso mi stai chiamando, giusto? Non può finire così! Già, e vuoi sapere come finirà? Ehi, Vegeta, ti trasferisci da me? Solo se hai la Yakuza. Ma è per lui che sono morto! Beh, ciò significa che è più uomo di te, Osba. Ah, quindi è così che è andata! E Vegeta viene da me! Taglio. Oh, brutta zoccola! Ok, meglio che concluda io, altrimenti questa storia non sarà... E ora stammi a sentire! Tensing! La gamba! Ok, stammi a sentire. Gon ha perso il padre e i Namecciani il pianeta. Senza beh, le sfere del drago tutto qui. Che non e ora che ho finito con te, vado a riattaccare la gamba a quel mammalucco di Yamcha. Sì, ma la, sì, ma le hanno. Questo è il punto. Beh, Gon... Goku è morto. Cacchio! Signori, Namek è esploso. Cacchio! Quindi, finché non potremo usare le sfere... Che ne dite di stabilirvi da me? Pensi di riuscire a ospitare me e tutto il mio popolo? Mio padre è un genio miliardario playboy filantropo! È Tony Stark, suo padre! No, vabbè, non è possibile! No, con la musica di Parli Iron Man! Parli del diavolo! Aspetta, percepisco una forza demoniaca su quella nave. Dov'è mio figlio? Così, il Goku Namecciano si trasferì temporaneamente da Bulma. Bulma Stark! Signora, hai detto che sono i tuoi compagni del liceo? Sì, papà. Che stiano lontani dal mio whisky. I Namecciani adulti impararono il golf. Il padding stamane è insidioso, complicato da questa prospettiva. Il green è tuttavia scivoloso. Sembra che Muri stia mirando leggermente a destra. Ma cos'è cazzo? Buono per il par. I Namecciani bambini impararono lo street poker. Ma no, okay. Ma come? I Namecciani bambini impararono lo street poker. Stronzetti, mostratemi le carte. Gohan si rimise a studiare. Lo leggi, lo impari, lo ami. Ma mamma, Akfin l'ho già letto. Sì, ma questo è senza le parolacce con la N. Junior fece le stesse cose, ma non più da solo. Allora, vuoi unirti ai nostri? No. Beh, perché sai, potrebbe essere la nostra ultima opportunità. No. Sei noioso. Stai rovinando la mia meditazione. Non stai meditando, so riconoscere un pisolino. E Vegeta faceva del suo meglio. Allora, Fabricas, mi per i 4 mesi di sabbia entrare dove armate. Whisky. Chiamami. Così, dopo un anno namecciano, o meglio 4 mesi nostri, le sfere namecciane furono finalmente pronte. Amici, ogni 4 mesi ce l'hanno loro, Buzz! Durante il nostro soggiorno in città abbiamo insegnato al drago la vostra lingua. Oh, beh, meglio così. Risorgi, Polunga! Aspettate un secondo. Forse non è una buona idea evocare il drago in mezzo alla... Eh già. No, ma cosa? Ma come Godzilla? Oh mio Dio, Godzilla! Attenzione a tutti! Godzilla, Godzilla, Godzilla! Godzilla, 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 Godzilla! Godzilla! Meno male, Godzilla! Solo Godzilla! Godzilla, Godzilla! Ehi, avete evocato il potente Polunga! Realizzato! Ok, senti, sono certo che te l'avranno già chiesto, ma si potrebbero avere tipo 6 desideri, perché altrimenti ti dovremmo rievocare per ripetere questa se merdata. Se cerchi una bestemmia, la cerchi una mezzana. La scelta migliore è Polunga, puttana. Possiamo solo resuscitare qualche imbecille. Beh, è un po' insolito, Ma visto che si tratta di desideri semplici, vi accontenterò. È un pianeta... Ehi, questa è una carognata! Ok, togliamoci il primo dente dolente! Polunga, dai a noi Namecciani un nuovo pianeta! Fatto! Grandissimo Fatto. Lui, ok, è tutto vostro. Per primi, vogliamo Riff e Tensing. Oh, ehi, siamo tornati! Però vorrei quel premio. Riff... Aspetterò. Poi... Yanko! Ma poverino, povero Yanko, perché? La mia ferita andrà in cancrena! E ora immagino vogliate resuscitare Goku, giusto? Volevamo tenerlo per ultimo. Vuol dire pianeta abitabile. Ok, ma resuscitiamo Goku, vero? Dende, dobbiamo resuscitare Krilli. E va bene. Polunga resuscita Krilli. È ancora così, dalla saga di Freezer. Krilli, sei vivo. Dategli un momento. E ora, l'ultimo, ma non ultimo, riporta in vita mio padre. Riporta in vita suo padre. Ehi, non posso farlo. Ciao, il grande dono. Cosa? È perché il vostro Goku è ancora vivo, no?
Cosa? Davvero? Fantastico! Allora fallo tornare! Volunga, porta qui mio papà! Ehi, spiacente! Non posso fare neanche questo! Ok, cosa? Perché pare che sto scarrafone non voglia tornare! Su scarrafone! Scusa? Dice che Goku non vuole tornare! L'ho sentito, ma vorrei sapere perché! Beh, mi spiace, ma resuscitare quella combriccola di cretini e costruire un pianeta mi ha prosciugato le forze! Non vuole tornare, fine della storia! Ora, ai baffi. Se avete un altro desiderio, sbrigatevi a chiederlo, altrimenti fuck you! Gohan, fuck you! Io so quanto sia dura, ma forse ora tuo padre è in un gran bel posto a fare qualcosa di importante. Io voglio che tu sappia che io sono qui per te e che io ti amo. No, ma che cos'è? Ma che cazzo sta succedendo in questa parodia? Uffa, grazie mille per la sub. Benvenuto tra le papere armate. Cosa? Che cosa? Oh, l'ho detto troppo presto? Oh no, l'ho detto troppo presto! Oh no, ho incasinato tutto! Volunga, riporta tutti i Namecciani sul nuovo Namek, presto! Beh, oh, c'è stato un twistone incredibile. Il grande dono, grazie mille per i 3 mesi di resub, intorno alle papere armate. Joe, grazie mille per i 4 mesi di resub, intorno alle papere armate. Questa navicella sa dove portarmi. Potrò finalmente allenarmi senza nessuna scocciatura. Non l'ha detto. Ma che cazzo è? Non l'ha detto, è stato censurato. Ehi, sono io. Non chiedermi come conosco questo numero, ho le mie fonti. Ma che cazzo sta succedendo? Ok, ascolta. So che hanno usato le sfere per resuscitare chi è stato fatto fuori dai soldati. Perché Nappa è ancora vivo? Perché Nappa è ancora vivo? Di Freezer. Tecnicamente lavoravi per Freezer quando mi hai eliminato. Quindi, bam! Ah, okay. Nappa è qui, baby! Yuhu! E quelli uccisi da te? Beh, io invece lavoravo per te. Ma è il passato. Ora sono ad Hollywood! Sì, perché? Stanno facendo un film su Mastro Lindo? Ha! Divertente! Dammi il numero di chi scrive le tue battutacce, amico. Perché ora sono un produttore! Sì, come no? E cosa fai? Ora sono a capo di un nuovo progetto. L'ho fatto io. Parla di un ragazzo tragicamente ucciso dal suo migliore amico, ma poi torna sotto forma di fantasma per perseguitarlo. L'ho chiamato il Sesto Napa. Il Sesto Napa! Poi i diritti sul mercato affronteranno un bordello di soldi. Abbiamo anche un nuovo attore. Si chiama Mark Satan. Ma... No! Lui me lo ricordo! Aveva fatto... l'avevano fotografato in una metro, uguale a Mr. Satan! Credo sul set lo chiameremo Mr. Satan. Che ne dici? Io... No, non mi importa, non sei nel cast. Ma io... Senti, devo andare. Quando torni sulla Terra, fammi uno squillo, ti offro un caffè. Ciao! Dannazione Napa. Però... Tanto di cappello, voglio dire, a Napa. Ciò che segue è un... Napa è tornato come produttore televisivo. Questa è la no, saga vi prego, androidi. Lasciateci stare, eravamo soli in affitto, non avevamo intenzione di... Ah no, c'è il pezzo con coso, c'è un pezzo con garlic. Sì. La pioggia potrà lavare il sangue di questi allocchi, ma nessuna tempesta cancellerà la carneficina che sto per causare. Prima... Farò calare su questo mondo un'oscurità così fitta e gelida da rivaleggiare persino con l'inferno in cui ho trascorso tanti anni. Vabbè, però durerà un episodio quello di Garlic, perché... Garlic Junior, presto vi governerò tutti quanti. Durerà sì o no un episodio quello di Garlic, perché non è possibile che lo faccia troppo lungo. È Alio Junior, esattamente. Nei grandi laghi presso il monte Paoz si riproducevano i tonni Paoz. No, ti prego, non cominciare così. Aggrappati alla vita in un habitat d'acqua salata, pescati fin quasi all'estinzione dagli abitanti, stanno lentamente tornando a una popolazione sostenibile. Benvenuto da Tre Opere Armate. Oh, maremma salata. Gohan, stai pescando? Già, dato che non c'è papà, porto io il pane a casa. Perché indossi quegli abiti, Krilli?
Guarda che ormai non mi chiamo più Krilly. Il mio nuovo nome è Juan Sanchez. Ok, ragazzi, tenere a mente, d'ora in poi Krilly si chiama Juan Sanchez. Devo proprio chiederti il perché. Beh, prima di partire per Namek ho stipulato una colossale assicurazione sulla vita e ho lasciato tutto al mio fratello Gello. Ma segno anche ce l'hai un... Aspetta, il tuo cognome è Sanchez. E hanno sborsato il triplo perché sono morto su un altro pianeta. Dicevano, si rilassi, non è possibile che lei muoia nello spazio. Alla faccia loro! Continuerò a chiamarti Krilly. Allora, hai visto che cosa monta adesso? Ora è Juan Sanchez. È proprio una bella macchina, credo. Non mi riferivo proprio a quello. Ma Krilly, ma santo Dio, hai visto cosa monto adesso? Juan, mi si è rotta un'unghia, non mi ridaresti $1,000? Ma anche 2,000! Gon, sono un fidanzato modello! Krilly, ma dove l'hai conosciuta? L'ho incontrata in banca. Io ero lì a ritirare i soldi dell'assicurazione e lei a depositare quelli del suo lavoro notturno. Mi sa che fa la cameriera, che aveva un sacco di pezzi da 5 e da 1. Sì. E tra me e la mia piccola dolce castagna è sbocciato l'amore più profondo e sincero. Dice che ho una personalità molto ricca. E un patrimonio di conoscenze. E lei ha le poppe grandi quanto la mia testa. Sto facendo il paragone. Allora, stasera vieni alla festa? Non lo so, mamma non era molto soddisfatta dell'ultima festa a tema zombie. Nelle puntate precedenti di The Walking Dead. Ma farò un salto. Cos'era The Walking Dead? A dopo, Gohan. Ciao, ciao, Gonad. Conad. Ma farò un salto. A dopo, Gohan. Ciao, ciao, Gonad. Gonad. Raga, se avessero fatto The Walking Dead, sarei morto. Se avessero fatto The Walking Dead, sarei saltato per aria. Ci vediamo dal genio delle tortorelle. Sì, vabbè, signorina. Beh, alla fine sono una bella coppia. Gonad, lui si chiama Gonad adesso. Mai pensato di comprarti casa? Oh, sicuro. Ci penso subito coi soldi che non ho. Beh, mai pensato di cercarti un lavoro? Sono un uomo lumaca verde. Nessuna norma antidiscriminazione mi procurerà un lavoro. Se lo dici tu. A proposito, quel vecchio se ne sta là da circa un quarto d'ora. Forse dovresti parlargli. Ah, vabbè. Che cosa vuoi, Supremo? Popo mi ha buttato fuori dal palazzo stanotte. Pare che stia aspettando una visitina. Jinx! 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 Quindi Popo se la fa con un Jinx. Ale, grazie mille per la salve. Senta, gode, puttana. L'ultima volta ho trovato 5 cadaveri. Ha riso quando ho detto 5. Beh, cosa vuoi da me? Speravo di poter stare a casa tua. Quindi Popo se la fa con un Jinx. Io non ce l'ho una casa. Visto? Che ti dicevo? Sta zitto, Neil. C'è qualcuno lì dentro? Salve, Supremo. Come se ti potesse sentire. Veramente lo sento. Eila, e tu chi saresti? Sono Neil, il namiciano con cui Junior si è fuso su Namek. Sai che quella tecnica è proibita, Junior? La tua faccia è proibita. Purtroppo non hai di meglio nell'archivio battute. Sta zitto, Neil! Allora, molto carino presentarci la tua... Sì, che poi tra l'altro le Bulba si assomigliavano tantissimo. Ragazza, Juan... Già, ti dirò una cosa, pensavamo tutti che fosse una battona. Bianco! Beh, è così. Posso assicurarvi che la mia cara bellissima Marion non è affatto una battona. Dipende. A volte guadagno degli extra nel retrobottega, ma sono affari sotto banco, quindi non so se contano. Quanto extra? Quanto è? Hai da offrire? Beh, sono un giocatore di baseball. Ok, prima cosa, nessuno fotte Yanko se non la vita. Seconda cosa. Nessuno fotte Yanko se non la vita. Epico! Capelli azzurri, ma che originale. Terzo, Juan, non è che hai altri amici a cui presentare la tua Marion? Beh, prima abbiamo visto Gohan, ma stava dando il pesce a sua madre. No, ma non detto così. Cosa? Ora che non c'è Goku, qualcuno dovrà pur farlo. Poi abbiamo fatto un salto da Balzare e Girobai, ma... Questo brunch è davvero delizioso, Girobai. Grazie, l'ho cucinato tutto io. Quindi, se aveste dei bambini, sarebbero dei mini ciccioni o dei gattini? Oh, guarda, si è fatto tardi! Dei gattini ciccioni. Mi sa che non lo porterò più da loro. Buon compleanno! Grazie, grazie a tutti per essermi ricordati del mio millesimo compleanno. E per questa magnifica... La Madonna! Torta. Queste fiamme non sono un po' troppo pericolose, eh? Come potevamo dimenticare?
dimenticarlo, sei una nostra cara amica. Il mio compleanno ve lo siete scordato tutte. Tu ci sei sempre stata per noi. E ricordate quando ho salvato il mondo da Pilaf? Sei quasi un membro della famiglia, dopo tutto. Sul serio, abito al piano di sopra. Oh cielo, chiunque si è festeggiato gli hanno regalato una tartaruga. Posso avere una tartaruga? Come no? Posso avere proprio questa? Ma certo! Aspetta, cosa? Amico, fammi da spalla per stavolta. Se riesco a Darga, concludere, viene per i tre mesi di Rissab. Bentornato, per armate. No! Se riesco a concludere ti mando le c'è foto. C'è ragazzi, è meglio spegnere le candeline prima che qualcosa prenda. Ehi, 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 la mia barba! La mia gloriosa barba! No! No, povero genio. Tartaruga maniaca. Ehi, hey, Trilly. Eh? Che cosa ci fai qua fuori? Perché non sei di sopra a letto con la tua ragazza come tutti gli altri? Ah, ciao, bello. Stavo solo pensando tra me. E a che cosa pensi? È che non sono sicuro che Marion mi ami per ciò che sono. Ma va? È tutto regali, viaggi, caviale. Beluga? No, tonno paos. È una rarità. Insomma, io non so se è innamorata di Juan o dei soldi di Juan. E sentiamo, quanti soldi hai? Poco meno di 6 milioni. Perché non mi hai preso una tessera regalo Dolce Gabbana? Non stavamo parlando di questo. Ok, senti. Se davvero ti ama per quello che sei, allora devi dirle la verità. Aprile il tuo cuore. È l'unico modo. Dici che funzionerà? Beh, nel caso puoi sempre regalarle una perla gigante. Cosa? È una mangiasoldi quella. Ma povero Krilly. No, scusate, volevo dire One Sunset. Le loro saponette, scusate, sembrano pasticcini e ho voglia di mangiarle. Oh, spero che tu ti sia ricordato di prenotare alle nusore per le 7:30. Tengono molto la puntualità. Ragazzi, ce la farò ad arrivare fino in fondo. Sembra così felice. No, no, Krilly, piantala di concentrarti su quel divino culetto a mandolino. Stasera tu glielo dirai e poi te la farai. No. Ti prego, fatela. Credibile. Oddio, crisi quanto esistenziale. Adoro passeggiare sulla spiaggia. Oh, secondo te ce la faccio a nuotare fino in Australia? Oddio, sai che ho proprio voglia di andare in Giamaica. Ascolta. Madonna santa, questa è una proprio che si vede che potrebbe andare al collegio, perché le stronzate che dice sono quelle. Tamerion, ti devo dire una cosa. Oh, stai tranquillo, Juanito. Ho già prenotato un 5 stelle, perciò non devi preoccupartene. Veramente io devo confessare. Vedi, in realtà io non mi chiamo Juan Sanchez, ma Krilly. Ma che nome sciocchino. Ti chiamerò Krillino Puccettino. Ecco, c'è dell'altro. Vedi, tutto il denaro che possiedo proviene dall'assicurazione che ho stipulato sulla mia vita. Tempo fa sono morto su un altro pianeta, accoppato da un imperatore spaziale. Poi però sono stato resuscitato da un drago magico. Ma vorrei farti una domanda, Marion. Ecco, tu mi ami per ciò che sono o mi ami solo per i miei soldi? Oh, Krillino Puccettino, è ovvio che non ti amo solo per i tuoi soldi. Dici davvero? Io non ti amo affatto. Beh, ma possiamo almeno farci una sveltina? No, Krilly, forse non hai capito. Io non sono mai stata la tua ragazza. Lavoro per l'agenzia delle entrate e tu hai appena confessato un mucchio di frodi assicurative. Oh no! No! Povero Krilly! Che ho registrato? Aspetta, hai un registratore addosso? Dove? Fra le tette! Mannaggia, l'unico posto che non ho raggiunto! Finirò in galera, vero? Beh, normalmente sì, ma hai idea di cosa farebbero un tipo come te lì dentro? No, basta che ripaghi tutto ciò che devi. Ma e tutti i soldi che ho speso per te? Spese personali, non rimborsabili. Ma ho speso più di mezzo milione di dollari per te! Caro mio, io lavoro per il governo, non ho mai detto di essere una brava persona. Oh, povero Krilly! Per questo mi serve un posto in cui vivere? Vado a prenderti il materassino gonfiabile. Però lo ammetto, è bello essere di nuovo single. Nessuna donna che ti rompe gli zebedei. Non so se mi spiego. Va bene, esigo di sapere chi si è messo a spargere la voce che sto costringendo Gohan, cito alla lettera, a darmi il suo pesce. Kiki, se sei così arrabbiata, il pesce verremo a dartelo a turno, d'accordo? Però,
solo se ce lo mangiamo tutti insieme. Credo che Krillin non abbia afferrato bene. Ecco Aldo Junior. Migliorato. Ora pulisci. Prego, non ho capito. In quella testolina. Oddio, nella Brig de Popo è il demonio, quindi. Hai una pur vaga idea di chi sia il sottoscritto? Oh, ti prego, continua. Sono l'usurpatore di questo trono. Un tempo glorioso e così caro al tuo insulso guardiano. Non lo sapessi, esiste anche la parodia di Yu-Gi-Oh! E fa morire dalle risate. Si guarderò, grazie mille per i cheer. Io sono Gaio. Juan Sanchez, grazie mille per i tuoi mesi di risate. Junior, bentornato tra le papere armate. Mi sono noto come zona morta per rientrare in possesso di ciò che mi fu strappato. Ma che succede? Non ricordavo di aver già sparso l'acqua mistica oscura. Oddio, no! Levatemelo di dosso! Basta! Basta, ti prego! Smettila! Smettila! Salve Popo! Ho detto che Popo in questo anime è il demonio! Sono tornato e ho santo me stesso! Cosa è successo? Santo me non farci caso, Supremo! Mi rilassavo davanti alla TV! E si può sapere cosa stavi? Stavo solo guardando i puffi! Pericolosissimo. Ciò che segue è una parodia creata dai fan. Dragon Ball, Dragon Ball Z e Dragon Ball GT sono di proprietà di Funimation. Ehi Amco, grazie mille per essere passato a riprendere Amco, la tua roba. Nessun problema, però di buttare via quasi tutto. Beh, tu eri morto e occupava molto spazio. Come il tuo cadavere. Dov'è che mi avete sepolto? Sepolto? Ma no! Allora, Bulma, come procede la vita da single? Devo dire molto bene. Sai che questa notte ho sognato Vegeta? Cioccola! Passeggiavamo soltanto! Cioccola! Ok, prima cosa, nemmeno lo frequento. Secondo, nemmeno mi piace. Terzo, starà finendo il carburante, quindi chissà se riuscirà a tornare. Radamantis, grazie mille per la salva! Sono tornato, stronzetti! Una delle mie saghe preferite, quella dei androidi. Tira fuori la branda, abbiamo visite! È uno di colore? Che ne so io, sempre gli occhi chiusi! Ho sempre gli occhi chiusi! Ehi, ne hai fegato a ripresentarti? Ah, un parcheggiatore, fico, non do mance! Non ti ricordi chi sono? Abbiamo lottato qui, sulla terra! No, io ho lottato con Carrot, Napa ha lottato con gli altri! A parte lo sburfone che si è fatto ammazzare da un saiba... Ah, è lui! Ah, sì? Bene, ti sfido a venirmi a ridere in faccia. Visto? Ora possiamo ridere insieme. Ok, scherzi a parte, non ho voglia di pulire una pozza di pipì di Yanko. Tu, vieni con me. Cosa? Perché? Perché devi farti una doccia, ti si sente dalla città dell'est. La città dell'est, mortacci tua, ma vaffanculo. No, perché sei messo a parlare come Ruggero De Ceglie? Sì, ti conviene filartela. Ehi! Ti ho preparato dei vestiti nuovi e ho messo l'armatura a lavare. Va bene, ma attenta, va lavata a secco. Certo, certo. No, va lavata davvero, a secco. Se no perde elasticità. Abbiamo imparato altro sulla lore di Dragon Ball. L'armatura va lavata a secco. Oh, ehi là! Quindi Vegeta si è trasferito qui? Fico! L'uomo che da solo ha massacrato quasi tutti i nostri amici si sta facendo una doccia nella stanza accanto. Fico non mi sembra la parola adatta. Ok, ho appena visto il culo di Vegeta e oltre ad essere uno spettacolo per gli occhi, aveva uno strano buco. Eh sì, ce l'hanno anche i maschietti, Bulma. No, cretino, intendevo che oltre a quello ne ha un altro. Ma allora è una pollastra. Ehi, donna, dov'è la polvere detergente? Non ce l'abbiamo qui, abbiamo il sapone. Che diavolo è il sapone? Ecco il blocchetto giallo fatto di grasso animale. Oh, ma che figata. Ma non ha fatto il sapone che dici? Ho cambiato idea, è parecchio fico. Quello era il maschio beta? No, Cri... Quello era il maschio beta! Che è appena arrivato. Oddio, si riproducono. Giuro, l'unica cosa che odio più dei rammolliti è il colore rosa.
È vero, quasi mi ha dato la camicia. Mi ha dato la camicia rosa, è vero. Eccolo. Il pianeta del brutto che ha usato mettere le mani sul mio caro angelo. Sì, papino. Ma che bella perlina azzurra. Com'è che si chiama? Terra. Veramente si pronuncia Terra, papino, pino. No, che sistema operativo hanno installato a Freezer? Freezer va Internet Explorer. Davvero? Suona meglio con l'accento. Beh, continuerò a chiamarla Terra. Comunque non ha alcuna importanza. Presto avrò un nome nuovo di zecca. Lotto vacante. Figlio Freezer XP. Ancora arrabbiato per la camicia? No, io... Beh, sì, sono assolutamente furente. Ma non è questo il punto. Quell'idiota di Carrot ha fallito. Freezer è ancora vivo. Riff, lo senti anche tu? Due enormi livelli di forza si avvicinano al pianeta. Sì, vedi, l'ultima volta che è successo mi sono fatto esplodere. Già, volevo chiederti di evitarlo per questa volta. Ora pensa a sgombrare la zona e poi costruiremo la Ehi, lo senti anche tu? Freezer! No! Guarda che ci sono anche io, per favore non urlare! Oddio, Gohan! È lui! Krill, datti una calmata! Sei sicuro che sia lui? Gohan, quando hai avuto un uomo dentro di te? Ma no, Krill! Sai quando sta venendo? Ma no, Krill! Mamma, dov'è la mia uniforme da Saiyan? Donna, dov'è la mia uniforme Saiyan? Sotto il tuo letto! Grazie, in lavatrice! Brutta str***a! Ma la vata a secco! Allora, a giudicare dalla velocità con cui si sposta la sua aura, dovrebbe arrivare tra circa... Ehi, ascolta, dobbiamo parlare di Bulma. Vorrai scherzare, spero. Senti, non sto più con lei, ma è ancora una mia carissima amica, quindi... Quindi vuoi davvero discuterne adesso? Ehi là! Ah, ma che bello, c'è pure lei! Beh, se è la sagra degli idioti, ditelo e facciamola finita! Ehi, Vegeta! Ma che c***o parlo a fare? Tenzing! Oh, siamo arrivati in tempo. Oh, ehi, Vegeta! Cosa? Bella camicia! Bella sto cazzo! Ma che bel potpourri di deficienti! Ci manca solo il Namecciano! Veramente ero qui prima di voi. E beh, cosa vuoi, una medaglia? Bella camicia. Baciami il culo, uomo verde. Ma che conversazioni già, sono? Il tipo di camicia che sembra dire sta venendo. Tanto non mi ricordo neanche il nome. Come si chiama il nome del padre di Freezer? Sta atterrando laggiù. Aspetta, ora fa retromarcia. Oh no, sta... tornando dove era prima. Ah, Recold, scusami, hai ragione. Ma cosa fa? Papino, possiamo parcheggiare dove ci pare. No, figliolo, dopo l'incidente del sospensorio preferisco non farmi accerchiare. Anche a voi sembra che su quella nave ci siano due forze combattive circa dello stesso livello. Ah, probabilmente è suo padre. Freezer ha un padre? È giusto, tutti ce l'hanno un papà. Tranne me. Ah, tuo padre è morto. Anche il tuo. Quindi... In teoria abbiamo due nemici della stessa forza che solo mio padre batterebbe realizzando un'antica profezia aliena. Nessuno tra noi mi sa dire che cosa diavolo siamo venuti a fare qui se non per cercare di dare di matto. Ragazzi, siamo fottuti, cosa possiamo fare? È una follia totale, perché sono tornato in questo postaccio? Moriremo tutti, morirò un'altra volta. Sapete, se non lo facesse lui, lo farei io. Non c'è bisogno né di Carrot né di nessun altro. In questo gruppo c'è abbastanza cazzottaggine Saiyan. Bene, vogliate scusarmi? Voi continuate pure a girarvi i pollici, ma io ho degli affari di cui occuparmi ora. O forse potremmo azzerare la nostra forza, avvicinarci a loro, sorvegliare la situazione e magari attaccarli a sorpresa? Ma che stronzetti! Ebbene, figliolo, è come te lo aspettavi. Madonna, che posto patetico! Siamo talmente alla periferia dello spazio! Che... No, però, ti prego, Freezer sembra Engine di Crash Bandicoot!
quanto assomiglia in questa parodia a Engine di Crash Bandicoot. Non c'è nemmeno un Euronix spaziale. Figuriamoci un media world spaziale. Va tutto bene? Sì, Peppino, elaboravo i dati. Ti pareva? Nessun posto per comprare altra RAM. Ma sarò onesto, Peppino. Sono assolutamente estasiato. Quando quella brutta scimmia tornerà al suo pianeta, non troverà i volti sorridenti dei suoi cari amici e familiari, bensì un totale, puro e semplice genocidio. A tal proposito, soldati, la caccia al tesoro procederà in tal modo. Le normali teste umane valgono un punto, le teste namecciane 20, i marmocchi mezzo Saiyan 50. E chi trova una qualunque miserabile, odiosa e insubordinata sottospecie di scimmia puro sangue ha vinto. Bene, al lavoro! Sì, sì, signore! Adesso arriva l'uomo dai capelli rosa. Allora? Quelli quanto valgono? Quanto tamarro, Trunks, in questa entrata? Mio Dio, che ci facciamo qui? Non possiamo fare nulla, è una follia totale. Io sto facendo dei discorsi assolutamente... Sei pazzesco. Che segue una... TV? Dragon Ball? Cosa? Che segue una parodia creata dai fan. Dragon Ball, Dragon Ball Z e Dragon Ball GT. Oddio, sono di proprietà di Funimation, Toei Animation, Fuji TV e Akira Toriyama. Freezer è dietro quelle rocce. Ma prima di avanzare ci serve un bel piano. State a sentire. Tutti voi attaccherete frontalmente. Mentre verrete massacrati, io lo girerò prendendolo alle spalle e facendolo secco. Pronti? Via! No. Fuori questione. Personalmente credo che Bulma non debba stare qui. Non è un posto per una signora. Questo vale anche per te, allora. Dico... Sul serio, mi preoccupo della sua sicurezza. E in qualità di mia cara amica, forse anche migliore amica, credo che dovremmo considerare... Qualcuno spiega a Yamko cosa provoca una torsione di 5 kg a un orecchio umano? Lo strappa via? Molto bene, Gohan. Siamo troppo fottuti. Allora è lui, tesoro mio? È lui che ti ha fatto tanta bua? No, papino. Questo è uno nuovo. Dunque, tu devi essere Frigo. Ma sarebbe Lord Freezer. Davvero? Ma ne sei proprio sicuro? Abbastanza. Dovrò controllare la cosa quando torno. Comunque, sono qui per ucciderti. Tu devi essere Frigo. Neanche 5 minuti su questo pianetuco, noi abbiamo già un volontario. Tario. Suicida. Soldati, fate il vostro dovere. Lord Freezer, con rispetto parlando. Sento puzza di insubordinazione. Ha appena trasformato un intero squadrone in un ammasso di membra. Ora sento puzza di non è un problema mio. Minchia, zio, ci penso io a questa fighetta. Uè, livello di forza 5. Figa, tanto sbatti per niente. Tac. Ma perché parla in milanese? Uè, butta male qua. Questo è un avvertimento. O te ne vai ora o ti ammazzo. Per caso è un ultimatum? Io adoro gli ultimatum. Sentite il mio. Lo ammazzate o lo ammazzo io. No, non vedo il problema. Si vede che ha usato la lastra di titanite per quella spada, se no non sarebbe così forte. Ma cos'è successo? Un attimino solo. No, davvero? Che cosa? No, aspetta. Sofia, grazie mille per la sub, benvenuta alle Vabbè Armate. Già, ci ho messo 3 mesi a imparare quella mossa. Non è così facile come sembra, sai? La parte più difficile è stata quell'armatura. Ho fatto a pezzi un sacco di manichini prima di farci la mano. Hai mancato un punto. Lord Freezer, che c***o? Sai che era il nostro ultimo scagnozzo, vero? Chi se ne frega, ne abbiamo altri a casa. No, ne abbiamo altri a casa. Che adesso non abbiamo un pilota per l'astronave. E dai, la piloto io. Figliolo, noi non ci abbassiamo a pilotare, abbiamo i servi apposta. Scusa, sono curioso, non capisco il perché di tutti quei pezzi di ricambio. Impotente piccolo, non sono pezzi di ricambio.
Ciò che stai osservando è l'apice, il culmine della scienza e della natura. Oh, wow, io non ne avevo mai visto uno. Sai, l'unica ragione per cui respiri ancora è che ho bisogno di intrattenermi in attesa che arrivi il Super Saiyan. Ah, davvero? Perché se è un Super Saiyan che stai cercando, ne hai uno di fronte. Cosa? Hai sentito, papino? Ne hai uno di fronte! È come un bimbo di 5 anni che gioca a fare il poliziotto. Come tu giochi a fare la principessina? Papino, non davanti alla plebaglia! Ma sei così carino quando lo fai! Non lo faccio più da quando avevo 8 anni! Anni! Anda quando il non ciclo! Non avevo mai visto un ciclo! Padre. Sei sicuro, Gohan? O è mio padre oppure la madre di Freezer? Chi di... Poi ha pensato a Freezer con le tette? No, ma che... Davvero? Sono proprio l'unico? Sì, non dovrà mai saperlo. No, quegli occhi sono gli stessi di... Pizza. No... Pizza! No! 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 Uccidere! Sterminare! Distruggere! Assassinare! Assassinare! Scendi subito di lì oppure chiamo un carro attrezzi spaziale per farti rimuovere. Ecco, grazie tante. Cosa? Cosa? Freezer, ma cosa hai... Ma che... No, ma che cos'è? Ma che cos'è? Fatto! Fino a non ora! Ma che cos'è? Allora, Freezer, visto come ho colto la palla al balzo? La palla al balzo! La palla... Hai quasi distrutto l'intero pianeta. Scusa, mi sono lasciato un po' trasportare. Ma ormai non importa, il nostro piccolo Super Saiyan è morto. Cadaverifico. Freezer si bugga. Ehi, Freezer! Che c'è? Dacci un taglio! Se non te ne fossi accorto, caro Bulbastro, mi hai mancato! Ma quanto ci ha messo ad arrivare? Antonio, grazie mille per la sub. È venuto tra le papere armate. Il mio piccolo. Errore fatale. Ci siamo finalmente. Dov'è Freezer? Oh, eccolo là. E là. E là. E qua. È il suo cervello. Ragazzi, credo proprio che quello sia un Super Saiyan! Sì, sì, col cavolo! Capelli biondi a punta, potere spaventoso! Che ne sapete che è un Super Saiyan? Magari è un super umano, no? E magari diventereste come lui se vi impegnaste! Disse quello che non era un Super Saiyan. Ma vaffa... Niente, Vegeta si è alterato. Ha visto troppi Super Saiyan. Tu che non sono hai lui. Ucciso la mia principessina! Oh beh, ogni tanto si perde. Sei serio? Sì. Ok, credevo che la cosa ti facesse un po' più incazzare. Oh, la furia mi acceca, mi fai vedere la tua spada? Cosa? E perché? La impugno un momento solo. No. Oh, su via, fai buon vicino. Noi non siamo vicini, fra l'altro mi sa che ti odio. Senti, per colpa tua potrei farmi un polpettone con i resti di mio figlio. Dammi quel pezzo di ferraglia. Vabbè. Vedi? Nulla di efferrato. Volevo solo esaminare il pregio manifatturiero.
Ammirare la tempra? È una Zweihander quella. Metterla alla prova su di te, rimane da quattro soldi! È palesemente una Zweihander. Pensi ancora di odiarmi? Mi hai convinto più che abbastanza. Sì, qui i disegni erano abbastanza vecchi, ma ci sta. No, no, ti prego, io... Possiamo fare un patto? Se mi risparmi la vita, io ti darò un pianeta. Tre pianeti. Due e mezzo. Sei appena sceso. Adoro mercanteggiare. Bel lavoro, squadra! Bel lavoro, squadra! Ehi là, ragazzi! Ragazzi, sti cazzi! Io vado a trovare Goku! Voi venitemi dietro! Aspetta, ha appena menzionato mio padre! Aspetta, Gon! Non sappiamo ancora se possiamo fidarci di lui! Ho anche portato la merenda! Tuttavia, la Bibbia ci insegna ad amare il prossimo! Ma se sei buddista! Anche i buddisti hanno fame! Vabbè, mi fai salutare. 100 metri a nord-ovest e poi a terra vicino a... Roccia Idiota! Ecco come si chiamava prima il cratere Idiota. Ma scusa, ma che navigatore ha al polso? Vi starete chiedendo il motivo per cui vi ho portati qui. Merenda! Ucciderci! Uccidere la merenda! Goku dovrebbe atterrare in questo preciso punto nelle prossime 3 ore. Fino ad allora... Beviamoci qualcosa. Ho portato della soda, della birra... Ma quanto grosse queste lattine! Ma la Capsule Corporation fa delle lattine da 3 litri! E dell'Itap. Non è un po' presto per iniziare a bere. Le 5 sono passate da 20 minuti. Ma quanto sono grosse? Sono lattine allora, da 3 litri. Ma come ti chiami? Non posso dirlo. Bene, non posso dirlo. Io sono Krilly. Non è divertente. E in che senso? Dunque, lei conosce mio padre, giusto? Beh, più o meno. Più che altro ne ho sentito tanto parlare. La lattina di lei bella. Ehi, allora. Ecco, io la butto lì. E sei davvero carino. Ah, beh, sai, mia madre ha sempre detto che sono un bel ragazzo. Oh, un cocco di mamma, eh? Sarò io la tua mamma. In realtà sì. La faccia di Trunks. Posso avere un'altra I-Tap? Sì, sì, certo che puoi. A proposito, quella giacca mi è parecchio familiare. È della Capsule Corporation. Ma certo, l'ho fatta proprio con le mie mani. Capsule Corporation. L'ho pure accorciata per mostrare la vita. Se non l'ha mai incontrato, come diavolo fa questo bamboccio a sapere dove arriverà Carrot? No, e non può essere un dannatissimo Saiyan. O è un bugiardo, oppure... forse... un secondo. Chi si è bevuta l'ultima I-Tap? Giuro che lo ammazzo! 2 ore e 45 minuti dopo. La level up di Andra, esattamente la mia level up. Porta pazienza, Riff. Dobbiamo soltanto aspettare un altro po'. Salutiamo Goku e poi ce ne torniamo tutti a casa. Ah, così, ovvio. Poi possiamo andare da McDonald's. Solo se fai il bravo. Beh, che hai da guardare? Cos'è? Ti piace quel che vedi? Ecco, bravo, sei nel tuo. Non bazzico quella sponda. Sono un uomo vero, io. Ehi, hey, Junior. Sì? Mi domandavo, perché non sei andato su Namek insieme agli altri Namecciani? Oh, non saprei. Perché tu non vai su Vegeta insieme agli altri Saiyan? Ehi, hey, qui c'è già uno che ci prova con me. Non me ne serve un altro. Oddio, ti ringrazio. D'accordo, gente. Goku dovrebbe arrivare da un momento all'altro. Io non lo vedo, perciò hai torto. Per me non hai fatto altro che raccontarci cagate. Non è possibile che tu... Potrebbe essere chiunque. Ma come, Vegeta? Sì, è vero, le voci Tenshin Riff sono molto molto accurate. Ragazzi, non c'è molto tempo. Freezer sta per... Cosa? Oh, ma guardalo. Chissà se il pelo c'è la viola dappertutto. Il tuo è tutto azzurro. Ma no, ma Bulma, ma che cazzo. Ciò che Fraga, segue è una parodia creata dai fan. Ah,
È Bulma, il pelo viola dappertutto. Non ci posso credere. Siete ancora tutti vivi. Trump, avrei giurato che Freezer avesse yankato almeno un paio di voi. Sei yankato. A proposito, ciao Yanko. Hey. Allora, chi di voi ha fatto la festa al vecchio Freezer? Ebbene, Carrot, mentre tu te ne andavi a zonzo nello spazio, io ho preso in mano la situazione, radunando i miseri surrogati di combattenti del tuo pianeta e capeggiando un assalto contro... È stato lui? Ci stavo arrivando! Oh, ma guarda chi si rivede, il mio buon vecchio amico! Ehi, è passata una vita da quando io... Oh mio no, aspetta, cioè amico. Tu... Non ci siamo mai incontrati. Oh, grazie a Dio. Ormai non si può più contare il Radish. Oh, grazie a Recaio, grazie al Supremo. Ma non mi ci sono mai raccapezzato. Senti, se non è un problema, vorrei parlare con te in privato. Oh, ok, un attimo ragazzi. Ma papà, sono passati 2 anni. Lo so, ma devo parlare con lo straniero viola. Ma io... Sì, sì. Lo straniero viola. Ok, Trunks, non ti agitare. È una persona normalissima. Presentati e basta. Quindi sei Son Wukong, giusto? Sei Son Wukong! Senti! Sì, sono Son Goku. Continua. Sono Trunks. Albertoldo, grazie mille per Trunks, la sub. Benvenuto tra le Opere Armate. Quindi sei stato tu ad accoppare Freezer. Sì. Comunque mi domandavo, come hai fatto a sopravvivere a Namek? Ecco, ho tipo lasciato che la navicella andasse da sola. Già, non è stata una gran trovata. Se non fossi arrivato io, i tuoi amici sarebbero morti. Oh, il drago non avrebbe fatto salti di gioia. Ho un'altra curiosità. Quando hai lottato contro Freezer, eri un Super Saiyan, giusto? Un super mega Super Saiyan. Ecco, me lo fai vedere. Ti conosco appena, ma... Me lo fai vedere? D'accordo. Un Super Saiyan vale 1200 rati. Sapessi che solletico. Sì, quello è proprio un Super Saiyan. Bene, ora che me l'hai fatto vedere, te lo faccio vedere io. No, vabbè, ma non... Sì, ma non ditemelo così, però... Me lo fai vedere, che me l'hai fatto vedere, te lo faccio vedere io. Wow! Ma che hai fatto ai capelli? Sono gialli! Sì, anche i tuoi. Ma va? Capelli biondi a punta. Aura spaventosa. Beh, Vegeta, ora che possiamo confrontarlo con Goku, possiamo dire con certezza che quel ragazzo è un super... Hai solo un'altra parola ancora, e nessun drago al mondo potrà riparare a ciò che ti farò. Allora, Tenzing, hai fatto palestra? Sei grosso da far paura. Già, chissà, magari sarò io il prossimo Super Saiyan. Quindi sei anche tu un Super Saiyan? Che figata! Io lo sono diventato quando è morto Krilli. Aspetta, gli è successo qualcosa quando ero via? Omnius, grazie mille per i 2 mesi di risa. Bentornato alla Opera Armate. Proprio come diceva mia madre, sei davvero formidabile, Goku. Ora so di poterti svelare il mio segreto. Un segreto? Io adoro i segreti! Non so mantenerli, però, ma è stato capace. Oh, ma non preoccuparti! Questo lo manterrò assolutamente! Lo giuro sulla vita di Krilli! Non vale molto il giuramento! Ah, no, hai ragione! Lo giuro sulla vita di Bulma! Giuri sulla vita di mia madre! Bulma è tua madre! Accidenti! Non posso crederci! Me ne sto via per 1 anno e mezzo ed è già un Super Saiyan! Crescete così in fretta al giorno d'oggi! No, aspetta, non hai capito. Che cosa? Non venirmi a dire che Vegeta è tuo padre adesso! Oh, santissimo Caio! Cosa c'è da ridere? La tua camicia! Basta! Cavoli, buon per loro! Vado subito a far loro le mie congratulazioni! Io vengo dal futuro. Giuringiurello? Giuringiurello. Wow! Ascolta. A 3 anni da oggi, il 12 maggio, Samurai, grazie mille per la sub, benvenuto alla Opera Armate. 9 miglia della città del sud appariranno 2 creature. Una coppia di mostruosità artificiali, metà uomini e metà macchine, costruite da uno scienziato pazzo che in passato aveva servito l'esercito del Fiocco Rosso. Androidi? In realtà il termine tecnico è cyborg, ma... Androidi! Senti, morale della favola, sono pericolosi. Anche presi singolarmente, annienterebbero persino Freezer. E? E uccideranno tutti quanti. Moriranno Vegeta, Gli unici a sopravvivere siamo io, mia madre e Gohan.
Oh, wow! Aspetta, che fine ha fatto Yanko? Sì, insomma, lui muore, però... Vedi, dopo aver scoperto che mia madre era incinta del figlio di Vegeta, lui, ecco... Ma no! Ma no! Macabro! Aspetta, e io invece? Non so come dirtelo, ma neanche tu arriverai allo scontro. Morirai di infarto un anno prima. Cosa? Ah, perché? Come? Colesterolo alto. E per cosa? Stando a sentire il medico, troppa pancetta. Rimangiatelo. Oh, comunque, io continuo a dire che in Dragon Ball la razza più pericolosa sono gli umani. Gli umani sono la razza più pericolosa di tutto Dragon Ball. Cioè, il dottor... Allora, abbiamo creato C-17, C-18, Cell, Bulma ha creato la macchina del tempo. Cioè, siamo la razza più pericolosa dell'universo. Ma ascolta, nel futuro mia madre realizzerà un farmaco per abbassarti il colesterolo. È al sapore di uva? Non so, può darsi. Ma a me non piace l'uva. E allora è al sapore di... Ma cosa vuol dire? Pancetta. Yeah! Beh, ora che abbiamo chiarito, devo tornare nel futuro. È stato... interessante conoscere mamma, ecco, e papà. Ecco mille modi. Come per ti ho già detto, è necessario che tu mantenga il segreto. Una parola di troppo e potrai cessare di esistere. Aspetta, ma se non esistessi, non torneresti nel passato. Ma quindi non potresti mai dirmelo, e allora io non saprei nulla. Tu comunque nasceresti e... Santo cielo, che mal di testa! Il futuro è nelle tue mani, Goku, mi raccomando. Buon allenamento! Alla prossima! Oh, ok! Ciao ciao, Trunks! Che signorina simpatica! Che signorina! Bene, ora ricapitoliamo. Goku, ma di cosa avete parlato? Ragazzi, androidi! Bene. E? Il 3 di... 12. 12. Marzo. Maggio. 12 maggio alle 10 di Fiori, grazie sera. Mille per i 5 mesi di riserva. Bentornato tra le opere armate. 9 miglia? 9 miglia. 9 miglia. Non si ricorda un cazzo, Goku. Via dalla città del... Nord? Sud. Città del Sud. Due androidi appariranno il 12 maggio alle 10 del mattino a 9 miglia dalla città del Sud. Fra 3 anni ho sentito tutto. Ti prego, non dirlo agli altri. Sarò muto come una tomba. Io no. Sta zitto, Neil. Ok. Secondo il ragazzo moriremo per mano degli androidi nel futuro. Abbiamo 3 anni per allenarci prima che arrivino. Beh, magari uccideranno tutti voi. Ma io non ho paura di nessuna c***o di lavatrice troppo avanzata. Io non ho paura di nessuna cazzo di lavatrice troppo avanzata. E se mai si faranno vedere, li farò a pezzi senza pietà. E allora salveremo... Oh, ciao Vegeta, bella camicia. Io... tu... Sai che stai davvero bene in rosa. Accetta il complimento. Oh. Ehi, eccolo là. Wast, grazie mille per la sub, benvenuto alle opere armate. Beh, è ora di andarmene. Ci vediamo nel vostro tempo fra 3 anni. Ma mi auguro che possiate cavarla. Padre, spero di conoscerti un po' Renato, meglio. Renato, grazie mille per i 4 mesi di risub. Bentornato tra le opere armate. Spero di conoscerti un po' meno. Ripeto, Bulma è molto più pericolosa. Bulma è... Bulma è molto più pericolosa di Zeno, perché Bulma è stata capace di cambiare realtà e di incontrare un secondo Zeno. E Bulma è molto più pericolosa di Zeno. A 5-3, grazie mille per la sub, benvenuto alle opere armate. Come si fa la sub con Prime? Premi il punto esclamativo Prime per far attivare il link una volta di 30 secondi. O clicchi sulla stellina, cosa? Se ce l'hai, già, potresti vederla. Guardate qua, ma quelli sono... Goku mi ha fregato gli occhiali! Ma il genio abita dall'altra parte del mondo! Grazie mille per la sub, benvenuto alle opere armate. Mi basta immaginarmelo e puff, eccomi là. Ho imparato nello spazio. Ah già, mi stavo dimenticando di chiedertelo. Ma come sei sopravvissuto? Nick, grazie mille per i 3 mesi di risalto. Bentornato alle opere armate. Ma è così. Tutto merito della scienza. Ecco, mentre ero sulla nave di Freezer. Ah, quindi tornerò sulla nave di Freezer alla fine. Ma è il tasto dei muffin, sì. Ok, yeah. Ah, quindi era la nave di Freezer che aveva il tasto dei muffin. E quando il pianeta è esploso, i muffin mi hanno formato intorno uno strato protettivo che mi ha protetto e nutrito fino al pianeta di Yardrat. Ah, quindi... Chi sarebbe? Kratos, grazie mille per la sub, benvenuto alle opere armate.
Quindi sono stati i muffin che l'hanno protetto. Gli Andratiani sono stati carinissimi. Mi hanno rimesso in forze e mi hanno pure costruito un'astronave per tornare a casa. Mi davano da mangiare i loro malati e ora so teletrasportarmi. Ma se sai teletrasportarti e sapevi dell'arrivo di Freezer, perché non ti sei teletrasportato da lui per fermarlo? Mi andava di regalarvi una chance, ragazzi. Fa che non diventi un'abitudine. Non faccio promesse. A quanto pare dovremo allenarci come non mai se vogliamo una possibilità contro questi androidi. Ehi, è molto più semplice in realtà. State a sentire. Basta trovare le sfere del drago, farci dire dov'è il tizio che sta costruendo gli androidi, trovarlo e ammazzare a sangue freddo quel figlio di tro... È questo lo spirito giusto. E tuttavia la mia risposta è no. E dico proprio... manco per il cacchio! Mi prendi in giro? Hai sentito, Junior? Vi uccideranno tutti! Ma perché Bulma è sempre la più intelligente e nessuno se la caga mai? Ma anche in Dragon Ball è così! Cioè, Bulma è sempre le idee migliori! Zitta, donna, andiamo a fare cazzotti! Cioè. Io da Super Saiyan che sono, vado matto per le sfide! Sei un Super Saiyan, Vegeta? Mostrami! Io... beh... sì, solo che io... Non mi dire, non sei in vena? Cos'è, quel terzo occhio ti rende telepatico? No, però mi aiuta a sgamare le stronzate. Ehi, sai una cosa? Vaffanculo! Vi dirò che stavolta mi trovo d'accordo con Vegeta. Voglio fare a botte con gli androidi. Non faccio a botte dai tempi di Freezer. Aspetta. Non faccio a botte dai tempi Quindi di... Quindi la prima cosa che faremo ora che sei tornato dopo un anno e mezzo di assenza sarà allenarci. Lo so, anch'io non vedo l'ora. Sì, vabbè. Beh, siamo d'accordo allora. Vado a sparare onde energetiche a raffica nell'oceano. Ci vediamo fra 3 anni. È bello rivederti, Goku. Voglio prendere... Allora torniamo a casa anche noi. Andiamo, Bulma. Aspetta, Yanko. Sì? Ti voglio bene. Oh, grazie, amico. Ah, perché si suicida quando ha scoperto che Bulma era cinta di Vegeta. Perché tutti vogliono combattere, soprattutto allora, e la loro ragione. Ci facciamo un giro in avanti. Assolutamente, Space, grazie ho mille per il cinema. Ma il cervello vince se tu stai. Ma che cos'è? Ma che cos'è? Perché? E dunque si separarono per prepararsi alla grazie mille per i 5 mesi di risalto, Boer. Grazie mille per la sub. Benvenuti e bentornati. Tra le papere armate avrebbero trovato degli doppi. Ma è fuori questione! Oh, avanti, Kiki! Piantala di dirmi avanti, Kiki! Sei sparito chissà dove nello spazio. Hai rifiutato che il drago ti portasse a casa. E la prima cosa che chiedi è il tuo ritorno. Oh, ciao, Kiki! Ti spiace se porto il nostro bambino ad allenarsi per lottare contro dei mostri? Androidi! Comunque ti avevo chiesto prima la cena! La risposta è no! No per la cena o no per Gohan? Ah! Oh, ma Kiki, non farla tanto lunga! E su, da brava! Ah! Ma povera Kiki! Povera oh, cacchio! Kiki. Papà, scappa via! Cosa? Mal che vada mi metto in castigo, ma ora vai! Nel frattempo... ma povera Kiki! Vegeta scoprì un modo per rinnovare il suo allenamento. 500 volte la gravità terrestre! Ma è da pazzi! Cagheresti la spina dorsale! Ma perché non l'hanno messo come dialogo originale? Lo so, la sfida mi eccita più che mai. Guarda che capezzo! Guarda lì! Cagheresti la spina la dorsale! Male più di tanto non potrà andare! Il cervello vince, tranne quello che vuole solo distruggere o sterminare chiunque. E i due draghi non possono fare nulla contro chi è più forte di loro. No, però se ci pensi, effettivamente, se pensi effettivamente i cattivi più forti, Baby, Super C17, C17, C18, Cell, ciao, tutti Andrea, creati da intelligenze, da menti, grazie per il giro. E Bulma ha creato una cazzo di macchina del tempo! Bulma ha creato una cazzo di macchina del tempo! Bulma ha violato le cazzo di leggi della fisica! Bulma è stato in grado di andare in una realtà parallela. Poteva prendere uno Zeno di quella realtà, portarlo nella nostra e far combattere i due Zeno. Bulma ha vinto anche su Zeno. Porca puttana, Bulma è un demonio, il personaggio più forte di tutto Dragon Ball. Aia, i capezzoli. L'allenamento qua mi sembra poco efficiente. Wow! Dovrebbe davvero imparare a schivare. Già, lo so, ci sto lavorando. A proposito, come hai convinto tua moglie a farlo allenare? Ecco, siamo in gita scolastica sulle Alpi. Ti prego, non glielo dire. Ma che problema c'è? Stiamo solo studiando. Ah!
Andiamo a farci un altro giro. Ma tu sei fuori di testa. No, ma tu sei a testa in giù. E ora no. Ti rendi conto, vero, che è più facile contarti le costole che non sono rotte? Ciò che non uccide fortifica. E sentiamo, come pensi di lavorare quando il tuo corpo collasserà? Ma dai, come se il principe dei Saiyan potesse collassare. Oh, guarda un po', il principe dei due Saiyan è a terra. Premezza, sta zitta. Oh no, il Saiyan sta perdendo le staffe. E ora che fai? Fai esplodere la terra? Guarda che ho poco fra le chiamate rapide. Devi essere più stupida di lui se pensi che sappia usare il telefono. Non darmi della stupida, eh. Ok, che ne dici di puttana? Cazzone arrogante. Scrofa viziata. Fanculo. Fanculo tu. Fanculo tu. Fanculo tu. In camera mia fra 10 minuti. Grazie per i 6,18 euro, Trav. Grazie mille di cuore per i 6,18 euro. Ciao Andrea, hai qualche parere sulle affermazioni di Musk in merito alle sequenze di DNA? No, personalmente no, anche perché devo leggermele bene, quindi rischio di dire cose sbagliate. Le leggo e poi me le ricordo e vedo di darti il mio parere. Quindi funziona così? Ah, sì, così, continua, proprio lì, Garlic, sì. John, ma quindi Vegeta quando viene fa il Garlic Gun? Oh, wow, devo ammetterlo, anche con le costole rotte sei davvero... Aspetta. Cosa? Dov'è il preservativo? Che cazzo è un preservativo? Ora sappiamo com'è nato Trunks. Schiva fuori dai piedi. Ora stronza. Sappiamo com'è nato Trunks, raga. Ora lo sappiamo. Ciò che segue è una... Ehi, aspetta un attimo, non la... Sono di originali. Non lo sapevamo. Ecco ragazzi, ho preparato il vostro pranzo al sacco per la vostra scampagnata. Stiamo andando in Uruguay. Uruguay. Mi raccomando, siete prudenti, ok? Beh, prudenti dovremmo esserlo di sicuro. Ci aspetta una bella caccia agli androidi. Eh? Che cosa? Mi raccomando, non dirlo a Kiki. 3 anni, papà, 3 anni. Ce l'avevi quasi fatta. Mi prendo Goa, ciao. Allora che ne pensi? Quante speranze abbiamo contro gli androidi? In una scala da 1 a 10? Mi fa male il petto. Ah? 7 e mezzo. Oh, guardate, c'è Krilli. Ehi, Krilli. Oh, ehi, Gohan. Non sei cambiato tanto dall'ultima volta che ti ho visto? Ehi, che buffo, lo penso anch'io tutte le volte che vedo te. Ehi, deve essere quella l'isola. Sacre palle, questa città è immensa. Sacre palle. L'isola è minuscola, come faranno a viverci qui? Evidentemente la prostituzione è legale. Giusto, le prostitute. Ehi, ragazzi, qua giù. Yanko, Tenzing, Bulma. Il bebè di Bulma. Bulma è un bebè. Puoi dirlo forte. Già, e non indovinerete mai chi è il padre. Vegeta. 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 Beh, potrei esserlo anch'io. È di Vegeta. Vado a fare 4 passi. Lui è la mia piccola gioia. Il suo nome è Trunks. Che nome da femminuccia. Insomma, che carino. Dov'è il babbo? Non so, l'ultima volta che l'ho visto noi, ecco... Di un po', ma quanto sei stronzo? Sai, oggi sei più troia del solito. Oh, ma che conversazioni sono tra Vegeta e Bulma? E non in modo eccitante. Mi hai messo incinta, brutto idiota. Ma che cosa c'entro io? Hai detto che indossavi la protezione. Infatti indossavo l'armatura. Ma quindi Vegeta quando fa sesso indossa l'armatura e spara un Garlic Gun? È un cretino. Sentiamo, che cosa dovrei fare? Quello che tu farai sarà uscire, trovarti un lavoro e aiutarmi a crescere questo bambino. E questo era 1 anno e mezzo fa. Quindi, beh, fate un po' voi. Sì, però guarda il lato positivo, hai 2 bocce favolose. Io... tu... Ah, ah.
Accetta il complimento. Se avete finito con la vostra telenovela, ne sta arrivando un altro. Oddio, la mia canzone. Bulma è miliardaria, cioè Bulma è miliardaria, scusa, oh, cioè, wow. La proprietaria della Capsule Corporation. Non ci posso credere, sei venuto fin qui per aiutarci a Cacchio, mi manda mezz'ora, piglia di fagioli. Il fagiolaro se ne va. Il fagiolaro? Il nome del mio ristorante di burrito. O meglio, lo sarebbe se Balzar me lo lasciasse aprire. Oramai a questo punto la stagione di Girobai è irrilevante. Ma quella canzone è... Ero al verde, mi servivano i soldi e no, non è proprio valsa la pena. Cat loves food, yeah 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 yeah. Ehi, lui non l'abbiamo mai resuscitato, no? In cielo, guardate là! È un uccello? Sono gli androidi! Ma scusa, io avrei detto un aereo! Ma povero Shirobai, sono calato in città. Non percepisco le loro aure. Neanche io, e quella è la mia specialità. Evidentemente sì, perché sono androidi. Noi percepiamo solo l'energia vitale. Allora dovremmo braccarli alla vecchia maniera. Setacciamo la città. Ma io dai, non voglio setacciare la città. Io mi ritorno a casa. Bene squadra, diamo inizio alla ricerca. Gon, tu vai a recuperare Girobai. Tu Bulma, tieni i fagioli, ci rallentano e basta. Aspetta, cosa? Via. Ma no, povero Girobai! Si è sbattuto per portargli i fagioli e li ha lasciati così! Dunque, vediamo. Se io fossi un androide, dove andrei? Orbene, presumo che mi troverei ugualmente qui, perché essere un androide non muterebbe la mia ubicazione, bensì la mia identità. Ora che ci penso... Da Media World. D'accordo, facciamo nere quelle teste di latta. Ehi tu, hai mica visto degli androidi? Non lo so, tu sei un androide? No. E allora no, però ho visto un tizio che volava. Mi è atterrato proprio di fronte. Beh, è fattissimo, sto qua, gli occhi viola. Dai, ti somigliava a Steak. Hai della roba. Ehi Jerry, quello uomo essere esploso! Già, scommetto che era un kamikaze! Perché tu da sempre colpa terroristi? Ti si intasa il gesso colpa di terroristi? A mali estremi, estreme russe! Dragon Ball al brido! Eccone altri due, sta a vedere che sono due meridionali! Uè 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 uè, Marcel! Come si se muove? Se senti quello che penso, sono $30 all'ora! 50 se lo vuoi strano! Come si muove lui? Ehi, vecchio rincoglionito, via dalla... Ehi, vecchio rincoglionito! Ah, se volete picchiare le prostitute, fate la casa vostra! Ma cosa? La prego, lo rimetto a posto. Mi servirebbe per scappare da lei. Oh, mio Dio! Cavolo, c'è mancato un soffio. Beh, in realtà... Tanto ci penserà qualcun altro, dottor Gelo, no? Voglio dire, non è tanto inutile. A... Oh, ma non è giusto! No, è impossibile che vedi le pubblicità d'abbonato, è impossibile, oh, scusami. Oh cavolo, oh cazzo! C'è qualcosa che non va, prova a riavviare la live, aggiornare. C19. Se fai la sub non vedi le mie pubblicità. Tutto arancione, capelli neri a punta, forza combattiva sopra la media. Son Goku, 94%. Ma come fai a confondere Yanko con Son Goku? Non mi ricordavo che avesse una cicatrice. 87%. È sufficiente. Vabbè, ma scusa, ma quanto è rincoglionito C19? Ma è un idiota C19. Oh, non so davvero, ah, forse che pesci la sub, in forse dovrei chiamare aiuto. No, 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 esattamente ciò che si aspettano. E voi che ne dite? La cosa giusta da fare? Non lo fate apposta. Ovviamente Jacopo vuole subito. Come normalmente si usa all'inizio di Dragon Ball Z. In conclusione, che cos'è un androide se non un umano confusibile in luogo delle vene e olio in luogo del sangue? Mi domando se codeste macchine non contino pecore elettriche per assopirsi. Ma perché Goku adesso sta ragionando come un filosofo? Che cazzo succede? Tecno agnelli. Oh? Wow. Non sono il primo! Bene, Son Goku. La mia vendetta a lungo attesa si compirà all'istante. Ma io non sono Goku, io sono... All'istante! Yanko muore subito, ovviamente. Oh, ma dai! Sul serio, amico, non sei durato neanche 30 secondi. Oh, abbiamo compagnia. Correzione, nuovo bersaglio identificato come Son Goku.
Al 100%. Bene, allora. La storia di questo buon a nulla finisce qui. Oh no! Hanno yankato Yanko! Hanno yankato Yanko! Presto, Krilli, dagli un fagiolo! Goku! Ah già! Presto, Krilli, portalo da Bulma! Ehi, a quanto pare in questa città fanno due tipi di fisting! Ma perché, Krilli? Ma che c***o? Ma perché? Credo che stia morendo dissanguato. Dai, era fisting, una fisting è una pratica estrema erotica che consiste nell'inserimento di una mano o di un pugno nel retto di una persona. E si chiama fisting. Però gli erano pensati nel cuore, quindi... Cacchio, la ferita di Yamko è così brutta che ora il petto fa male anche a me. Ma proprio tanto. Sono l'unico. Dunque, voi due dovete essere gli androidi. Cosa? Impossibile! Come hai capito che siamo androidi? Scansione possibilità. Scansione. Scansione. Ma perché C19 è un deficiente? Analisi. Ho tirato in no, domani è domenica, sono di riposo. Elaborazione completata. Sono sensitivi. 92,4%. Elaborazione completata. Sono sensitivi. Vedo dal futuro! Sensitivi, eh? Molto bene. Provate a prevedere questo. Ma ci dice il nome, è un idiota! Giammai! Ah, hai scoperto che l'interruttore dei miei raggi vaporizzanti si trova sulla guancia. Ma è troppo tardi. L'intera popolazione della città è stata ridotta in cenere. Ora nessuno potrà mettermi i bastoni tra le ruote. Ma veramente hai colpito solo un paio di palazzi? No, no, la città è ridotta in cenere. Ah già, voi due siete alquanto sgarbati. Sì, ma dobbiamo allontanarci da qua. Ehi, Junior, conosci un deserto da queste parti? Perché lo stai chiedendo a me? E a chi, se no? 160 chilometri a nord-ovest. Un bel posticino. Allora è fatta! Ce ne sono di più desolati. Belle formazioni rocciose, splendidi cactus. Oh, d'accordo! Ovviamente Junior lo fa perché militare. Ehi, guardate! Gli altri se ne vanno con gli androidi! Oh no, dobbiamo avvertirli! Quando quel vecchio mi stringeva era come se mi risucchiasse la forza vitale! Stavi perdendo un sacco di sangue! No, mi stava uscendo dalla bocca! Atroce! Vi dico che quei due assorbono l'energia! Allora non perdiamo altro tempo! Sapete? Ho ancora qualche fitta al petto, resto qui. Oh sì, capisco. So benissimo cosa significa essere fottuti alla grande. Ciao. Perfetto, allora, se non hai nulla da fare, dammi una mano col bambino. Ma hai cambiato un pannolino? Aspetta, è vero, Cici, il nome somiglia a Les. Hai ragione. No, e tu come te la passi? Le mie macchine sono sembra state sembra anche il dottor Gelo somiglia a Les. Era la macchina di Balzer. Tanti saluti all'amico mobile. E allora spicca il volo e raggiungi gli altri. No. È perché sei grasso? Sì. Molto bene. Ora che siamo lontani dalla città possiamo... Ma anche voi sentite questo caldo, ragazzi? Mio Dio, si muore! Come stavo dicendo, finalmente possiamo sistemare la cosa. Ma prima... Chi siete voi e cosa volete? Non vi devo spiegazioni. Vi basti sapere che disprezzo tutti i presenti. E specialmente lui. Ehi, c'è qualcuno che ha della pancetta. La mia riserva d'emergenza l'ho finita mentre venivo qua. Permettetemi di fare luce su questa faccenda. Negli ultimi 14 anni, sin dal 22esimo torneo di arti marziali... Cacchio, se mi ricordo, sono stato investito da un'auto! Per l'appunto, sin da allora, la mia cimice spia ha analizzato e archiviato tutti i vostri scontri... Mia cimice spia! ...valutandolo su una scala da 1 a 10. Io e Reef, quanto abbiamo preso? Tanto per sapere. Media del 6.5 su 10. Beh, niente male, direi. E io invece? 8 su 10. E così ho utilizzato queste informazioni per calibrarci adeguatamente. Ora siamo potenti abbastanza da eliminare Son Goku e vendicarci di tutto ciò che ha fatto a me e all'esercito del Fiocco Rosso. Wow, quindi ci hai seguiti fino al pianeta Namek. Certo, mi sembra ovvio. C19, che cos'è Namek? Dati non trovati. Come sarebbe a dire dati non trovati? Cimice spia distrutta durante attacco Saiyan. Sacripante. Bene. Quindi deduco non abbiate mai visto un Super Saiyan. C19?
Dati non trovati. Ma perché C19 è Alexa? Perché C19 è Alexa? Scusate. Cioè, C19 è letteralmente Alexa. Cioè, gli chiede e lui risponde. Credi no, Goku. Ah sì, ok. Livello di forza oltre parametri preimpostati. Non mi interessa che tu sia un Super Saiyan o un Super Saiyan. C19, annientalo, annientalo come si deve. Esecuzione omicidio.exe. Esecuzione omicidio.exe. Caricamento 10%, 20%, 40%, 70%. È un po' lentino. 65%. Aspetta, cosa? Si è verificato un errore. Ma dottor Gelo, ma come merda l'hai costruito sto cyborg? Vince, grazie mille per la sub. Benvenuto tra le papere armate. Ma come cazzo l'ha costruito? C19. Il programma ha smesso di funzionare. No. Inviare il rapporto errori? No, non inviare il rapporto. Invia rapporto. Maledetto. Rottame. Come no? Stiamocene 5 minuti senza fare assolutamente niente. Aia. E ti pareva. Sì, veramente, Freezer era meno rotto di C19, scusami. Ciò che segue è una parodia creata a prodotti originali. Avete paura, eh? È naturale, credetemi, sentirvi ghermiti da un serpeggiante affanno, pervasi dal mortifero gelo del trapasso imminente. Lo confesso. Ma come sta menando lui? Ai. Il vostro contegno è arrivevole, persino dinanzi alla vostra inevitabile dipartita. L'occhio della morte è fisso su di voi. Eppure vi vedo calmi, stoici e... Oh, per l'amor di Dio, C19! E tiraglielo un cazzo di pugno, no? Crami, grazie mille per i 2 mesi di risalto! Bentornato tra le papere armate! Ai. Junior, siamo qui! Cosa è successo? Beh, lo vedi quel robot che sembra l'omino Michelin? Perché? Padre lo sta facendo nero. Così vi appare. La vostra scarsa cognizione delle sue abilità vi induce a sottovalutarlo. Ma C19 deve ancora dimostrare appieno la sua efficacia assassina. C19, attacca da sinistra! No, la mia sinistra! Come vi dicevo poc'anzi, C19 sta infondendo nel vostro capobranco un illusorio senso di vittoria. E quando noi C19 schiva da sinistra, perché non schivi in automatico? Non è così complicato. Non gli ha messo la schivata automatica, dottor Gelo, lo programmi meglio. Che c'è? Tuttavia, perché lui non schiva mai. Una volta ottenuto il sopravvento, l'androide 19 si lancerà all'attacco e il vostro prezioso Son Goku sentirà il morso impietoso della mia rivalsa. Ricky, grazie mille per aver giftato una sub, grazie un mille. Un momento. C19, esatto. Vuoi piantarla di bigallonare? Non funziona. Onda! Oh, ecco la carta vincente. C19, contrattacca immediatamente. Energia! C19, sei in modalità provvisoria. Marcello, grazie mille per i 2 mesi di risalto. Ben tornato tra le papere. Sei in modalità provvisoria. Vabbè, ma scusa, ma quindi a Windows? C19 ha installato Windows. Contrattacca in questo istante, prima che io ti prenda calci nelle palle. Operazione completata. Omicidio.exe pronto all'esecuzione. Oh, bella lì. Bella lì. Scusate, ragazzi. Non ha funzionato. Ne faccio un'altra. Doppia forza. Onda! Goku, non farlo. Possono assorbire l'energia. Aspetta un secondo. Tu lo sapevi?
Beh, sì, l'ho capito mentre il vecchio tentava di soffocarmi. E quindi te ne esci a dircelo soltanto adesso, perché... Ma lasciatemi in pace, ne ho passate di cotte e di crude oggi. Se avessi voluto rompermi le palle, me ne sarei stato con Bulma il neonato. Già, diamogli tregua! Gli serve una ramanzina quanto un buco nel petto! Afferrata! E ora ti afferra lui. Ehi là! Mi ridai l'energia! Papà! Gente! Non vorrei esagerare, ma mi sa che qui ci tiro le cuoia! Ma che sta dicendo? È già ridotto così dopo tre colpi! Krilly! Il fagiolo di Balzar! Fagiolo di Balzar! È l'infarto! Grazie, amico! No, così è ancora peggio! Goku, che ti prende? Ho male al petto, non riesco a respirare! Hai male al braccio? Non lo so, non me la sento più! È una cosa normale? Bene, Goku sta per avere un infarto. Papà, hai preso la medicina, vero? Sì! Voglio dire, avevo cominciato! Cominciato? Cosa? E dopo non l'hai più presa? Perché non l'hai più presa? Perché avevano un saporaccio d'uva! Sbaglio, gli ha fatto scendere la scimmia! Junior, tocca a te! Ah, così? Gohan, tocca a te! Non posso negare che mi abbiate fatto divertire un sacco. In effetti... Ma perché tutti i ciccioni alla mossa della culata, scusate? Anche se ancora disponessi del pene, i pantaloni larghi che indosso mi tornerebbero alquanto comodi. Danno sempre le culate. Ma non parliamo di ipotetiche erezioni. C-19! Succhialo fino all'osso! No! Papà! È arrivato. Ma lo sentite anche voi? Sì, si fa sempre più vicino. Ed è un suono tremendamente familiare. Mio. Il ritorno del coglion prodigo. Come stai, Junior? Aspettavo il momento per attaccare, così ho finto di essere ferito. Ma adesso è arrivato lui. Aspetta, mi stai dicendo che in realtà non eri ferito? Già, ma ho una domanda migliore. Dov'era il mio fagiolo di Balzar? Fagiolo di Balzar! Non è l'unica autorità Ciao, di Krillin in questa... Carrot, che stai facendo, brutto idiota? Morendo, per lo più. Mi aiuti? Grazie, amico mio! Così! Forza, papà! Ora ti portiamo a casa e ti diamo la medicina. No, lasciate fare a me. Diciamoci la verità. Se restassi qui, sarei solo di intralcio. Già. Probabile. Senza offesa! Levati dalle palle! Fagiolo di Balzar! Ma basta, Krilly! Vabbè, divertitevi! Minaccia di primo grado in fuga. 2 chilometri. 3 chilometri. Chiedo scusa, ma la tua minaccia di primo grado è davanti a te. 6 chilometri. Ma perché? È Alexa! C-19 è sta Alexa! Sta forse ignorando? Non farci caso, è programmato per rispondere solo ai miei comandi. C-19, dimenticati di Son Goku, gli faremo la festa nel tempo libero. Adesso concentrati su... Mi ripeteresti il tuo nome? Scansione. Vegeta, principe dei Saiyan. Oh, ma certo! Come ho potuto scordarlo? C-19, procedi pure. Ricevuto. Questa è davvero bella. E tu pensi di battere me con questa specie di forno con le gambe? Registrazione insulto. Risposta: sei basso e stai perdendo tutti i capelli. Mordace. Sei celebre per la tua presunzione, Vegeta. Ma Son Goku è riuscito a raggiungere una forma ben al di là delle nostre aspettative. E lo abbiamo comunque battuto. Inoltre, C-19 conosce a menadito tutte le tue tecniche. Ah, sul serio? Hai davvero un bel giocattolino all'avanguardia. Ma dimmi una cosa: può provare paura? Scansione. Elaborazione. Risultati inconcludenti. Rimediamo subito. E infine. Sì, Discovery Plus, alcuni programmi sono gratis, no, altri sono gratuiti. Ma che cazzo è Stonamen? Che cazzo è Stonamen? Ma come? Credevo che ci volesse un cuore puro per diventare un Super Saiyan, come mio padre. No, dammi retta. Esiste più di un modo per realizzare la leggenda. Lo voglio! Voglio diventare Super Saiyan! Lo voglio! Lo voglio! Lo voglio! Lo voglio! Lo voglio! Lo voglio!
flessioni, addominali e succo di frutta. E comunque, il mio cuore è puro. Pura e autentica cazzimma! Ma perché, Vegeta? Direi piuttosto puro e autentico ego. Ti ho sentito, Triclope! Siamo... Triclope! Permalosi, eh? Senti, fa una cosa. Vaffanculo! Dove eravamo? Che peccato. A quanto pare hai optato per l'autodistruzione. Vegeta meraviglioso. Facciamo il conto alla rovescia. 5. Ai. Era il suo piede quello. Ma dimmi un po'. 19 il tuo quoziente intellettivo. 4. Cos'è? Ti sei arrugginito addosso? Si è arrugginito addosso. Sacripante. No, niente panico. Andrà tutto per il meglio finché C-19 può ancora afferrare Vegeta e sottrargli l'energia vitale. Sai, sono sicuro che costruire un robot grasso abbia i suoi vantaggi, ma te lo giuro, io davvero non li vedo. Difese invalidate. Trappola.exe attivata. Dai! Continua così! Non mollare la presa per nessuna ragione al mondo! Prosciugalo fino a farlo diventare una prugna secca, C-19! Parametri autorizzati. Bersaglio agganciato. Agganciato? Non importa. Tanto non ho altri impegni per oggi. Facciamo un po' di riscaldamento. Bene così. Mi faccio un po' di squat sulla tua faccia. Imbecille! Risucchio. Energia. Attivo. Ma sei adorabile. Quindi tu vorresti la mia energia. Mi faccio allora un po' di squat sulla tua faccia. In cambio però mi prendo le tue mani. Due. Errore. Bene, prima che io ti faccia a pezzi, pagliaccio, toglimi una curiosità. Provi paura, androide? No, ti prego, va via. Ma cosa sono questi suoni? Lo prenderò per un sì. Uno. Big Bang Attack! No. Ieri è successo, è stata la saga di Freezer. Demon, grazie mille per aver giftato una sub. La sua versione di prova di 30 giorni è scaduta. Desidera acquistare Win. Ah no. Rare. Fagiolo di Bazar! E il biscottino. Beh, ora che ho messo Cicciobello a nanna per sempre, prendiamoci cura degli anziani. Dove cazzo è? Abbiamo perso Alexa. Purtroppo. Pazienza. Pelatino, passami uno di quei fagioli. Ehi, secondo te li do al primo che passa? Non te li do. Ciò che segue è una parodia creata dai fan. Meraviglioso. Dragon Ball, Dragon Ball Z e Dragon Ball GT. Se un Super Saiyan ti chiede un fagiolo di Bazar, Pelatino, devi chiedergli quanti ne vuoi. Così va meglio. Ritenetevi fortunati di trovarvi al cospetto di uno sfavillante diodorato quale io sono. Adesso però vogliate scusarmi. Devo andare a fare a pezzi anche l'altro androide. Voi fantocci, restate pure qui ad erigere una statua in mio onore. Vegeta, quanto? Wow! Allora Vegeta è un Super Saiyan! Sì, vabbè. Ma l'avete sentito il nome del suo attacco? Oh, altro che Big Bang Attack. Non saprei. Ha parlato il signor cannone speciale. Trovalo tu un nome migliore per un attacco. Che ne dici di... Trapano diabolico? Abbiamo Vegeta in chat. Che ne dici di spirale della morte? Laser del fatto. Giro. Raggio sparachiodi. O in inglese, nail gun. Cazzo, è perfetto. Nail gun, bello nail gun. Quindi solo perché è una macchina io non potrei percepire la sua aura. Ma non ha alcun senso! La percezione delle aure è una stronzata.
I livelli è una strozzata, la percezione è una strozzata. Ehi, perché ti nascondi? Hai paura perché ho fatto esplodere il tuo amico? Lo chiamerei il tuo sex bot, ma come hai dimostrato chiaramente, tu sei sprovvisto di palle. Sì, è determinato a trovarmi. Non devo far altro che aspettare. Oh, caspita, mi è venuto il fiatone. Sai che faticaccia far saltare in aria il tuo amichetto robosessuale. Certo sarebbe seccante se ora mi risucchiassi l'energia. Oh no, mi è entrato un bruscolino nell'occhio, non vedo più una sega. Fanculo, vieni fuori! Ehi, Vegeta, siamo arrivati finalmente! Oddio, no! E adesso la tua energia è mia! Bene, tutto procede secondo il mio piano. Lo sapevo che saresti stato attratto dal ciucciare la mia tetta Super Saiyan. E adesso sei mio! Tutto mio, nonnino! Ehi, torna qua! Non avevo finito! Cominci davvero a starmi sulle palle, tu con le tue tecniche. Vieni subito qui e affrontami alla cieca, come un uomo vero! Affrontami alla cieca come un uomo vero! Insomma, un androide vero! Sì, sarai anche un Super Saiyan, Vegeta. Ma in fin dei conti non sei altro che un marmocchietto arrogante. Ultima grazie mille per i due mesi di risalto, bentornato tra le opere armate. E in arrivo il lupo mangia merda! Ma che bravo. Cos'è? Continua pure a ciarlare. Io intanto mi do alla fuga e poi... Oh, mi hanno seguito. Non importa, mi limiterò a cambiare direzione. Oh, e sia. Non resta che fare dietro fronte e tornare sui miei Ma lui poi che se lo sono portato a fare. D'altronde, alla mia età, mi farebbe bene più verdura nella dieta. D'accordo, che te ne pare di folgore sterminatrice? Schianto apocalittico. Mitraglia del caos. Martedì del taco. Granata plutonica. Martedì del taco. Nah. Ti attacchi, ormai ho deciso. Guarda un po' chi c'è. Io vi lascio un po' di intimità, ragazzi. Dai, non dibatterti. Devi solo rilassarti e pensare a Namek. Diamine, devo contattare Gohan. Gohan, riesci a sentirmi? È pazzesco. La prima cosa che farò una volta arrivato a casa sarà mettermi davanti allo specchio, spogliarmi, trasformarmi in Super Saiyan e poi... Gohan! Gohan! Ma perché? Cat loves food, yeah yeah yeah. Cat loves... Non hai sentito niente. Ma perché, Vegeta? Diamine! Gohan, questo vecchio mi ha preso da dietro! Oh, Dio! Non ci credo! Com'è possibile che finiscano tutti su questa linea? No! Il mio cappello a cilindro! Gohan, ma come? Ve ne stavate sospesi a mezz'aria! Come avrei fatto a non vederlo? In effetti, scusami! Come cazzo ha fatto a vederlo solo lui? Era tutte e due lì! Senti un po'. Meno spocchia. Ma guardate chi si è finalmente installato le palle. Ebbene, questa situazione è incresciosa. Magari potremmo scambiare quattro chiacchiere e appianare. No. Va bene. Allora, che ne dite se affronto per primo il tizio calmo? Sfida accettata, vecchio. No, quell'altro. Io mi tiro fuori. Perché non affronti me? Ma ti prego. Come se tu potessi sperare di tenere testa al sottoscritto. Krilli, fagiolo di Balzar. Fagiolo di Balzar. Fagiolo di Balzar. Fagiolo di Balzar. Ma Krilli fa solo questo, tira solo fagioli di Balzar adesso. Chiamami l'apriscatole, perché farò a pezzi quel tuo culo di metallo. Facciamo che le frasi ad effetto le lasci solo a me? E ricordati che il vecchio è mio, Namecciano. Credevo non volessi insudiciarti le tue mani da Super Saiyan contro un avversario così debole. La cosa buffa è che so che ti prendi gioco di me. Ma hai ragione, è tutto tuo. Oh sì, fatemi lottare contro il vostro omino verde. Io ho consumato abbastanza energia da potergli tenere testa senza... Che stronzo, Vegeta! Oh mio Dio, hanno eliminato Riff! E si è davvero lasciato andare. Ed è per giunta un androide. Ma no, Jiroba è vivo. Non è Riff. Ah, Narcaspia.
C'è una lunga lista di cattive idee, ma questa qui le batte tutte. Te ne rendi conto, no? Mi rifiuto categoricamente di restare in disparte e lontana dall'azione. Lo sapevi che non ho mai visto Freezer? Nemmeno una volta. Sono sicuro che nessuno si è mai lamentato di non aver incontrato Hitler. Insomma, qualcuno ci sarà, ma è gente strana. Non voglio sentire discussioni. Ma ti rendi conto che tuo figlio è a bordo con noi? Lui non sa mica cosa sta succedendo. Va bene, ma non è questo il punto. E poi continua ad attaccarmi ai capezzoli. Tranquillo, la smetterà quando capirà che sei un pozzo asciutto. Sì, beh, sai com'è? La dieta a base di fagioli di Balzar ha uno strano effetto sugli uomini. Cosa? A Balzar piace. Ok, primo, ma... secondo, che c***o? Lo sai? Primo ma, secondo che cazzo? Ho passato 3 anni ad allenarmi con Goku. Oh, e con questo? Non vorrai dirmi che sei un Super Saiyan pure tu? Beh, più che altro un Super Namecciano, credo. Aspetta, credevo che tu fossi un demone. No, uomo lumaca. Wow, la tua ordinarietà rasenta lo squallore. Lo so. A proposito, di cosa è fatta quella calotta? Oh, sai, è un policomposto demoplastico laminato e... Mi sa che ci siamo allenati più del necessario. Fate! No, zitto tu! Attento, Junior! Oh, meno male. Toglimi una curiosità. Chi te l'ha fatto fare di installare i recettori del dolore? Sembra quasi che sia un difetto di progettazione intenzionale. Tu non criticare i miei metodi come se comprendessi il sistema neurale. Il dolore è indispensabile. Servi a riconoscere le insidie e dare alla mente umana un contesto. Bene, rimanendo in contesto. Quanto sei fottuto? Figlio ed erede di un lumacone bastardo! Ci metterò come minimo 2 ore a programmare una mano nuova. No, aspetta. Sono destrorso. 3 ore! O voi esecrabili gaglioffi! Ma come parla esecrabili gaglioffi? Non ho mai fatto di male! Beh, se ricordo bene, hai vaporizzato mezza città. Intendevo di recente. Guarda che è successo un'ora fa. Questo è irrilevante! Scusate il ritardo, la macchina del tempo è un po' imprecisa in termini di ore. E che cos'è quell'affare? Trunks, e tu che ci fai qua? Che nome la femminuccia? Ehi, ma non è il nome di tuo figlio! Vuoi forse insinuare che questo aspirante Super Saiyan del futuro sia mio figlio? Mi sa che il gatto è fuori dal sacco, ma a parte gli scherzi, che cos'è? Quello è l'androide! No, non è lui! Ma sì che è lui! Ma no, non è lui! Sì, sono io! Tu stanne fuori! Ma come? Calma, stai dicendo che quello non è l'androide destinato a ucciderci? No, io non so nemmeno... Ma avevi detto 2 androidi, ricordo bene! E 2 ne abbiamo combattuti! Sì, sì, ho detto 2, ma quello lì non so chi sia! Perché non ci hai detto come erano fatti? M'ho incontrato solamente quei 2! E non lo vedi? Noi solo quello lì! Ed ecco la ciliegina sulla torta! Bulma, no! Ha portato me! Ha portato me! Ha portato me! Ed ecco la mia via di fuga! Ha portato me! Bellissimo! Taglio del vento! Raggio astrale! Bankai! Rasengan! Pistola Gam Gam! Mi sembra un po' una porcata. Ma basta con i nomi. Ciò che segue è una parodia creata dai fan. Dragon Ball Drash. Sta cercando il nome al suo nuovo colpo. Oh, mamma mia! Certo che ce la siamo cavata per un soffio. Oddio, il bambino! Oh, eccoti qua. Oh, non preoccuparti, Tranchi. Quante storie per un'esplosione. Tranchi? Ne vedrai a bizzeffe, alla tua mamma capita sempre. Correggimi se sbaglio, ma non c'era qualcun altro con te? L'ha chiamato Tranchi? Che cosa vuoi, Balzar? Perché non vuoi dare una mano ai ragazzi? Non sicuro, Balzar. E come no? Cosa potrà mai andare storto? Mi si è ficcata una roccia nel pompom. Ma come lo giro vai? Ma lasciatelo in pace! Non serve più nello Z. Ma che scherziamo? È scappato un'altra volta. Nessuna traccia, neanche un bullone o una vite. Ma che mi stupisco a fare? Quello è uno sfidato. Ascolta, non sono qui per dirti come si fa il padre, ma perché non hai salvato tua moglie e tuo figlio? No, scusa, mogli di chi? Cosa?
Mi stai dicendo che non siete sposati? Cos'è? Una roba che si mangia? No! Ma ecco, ascolta, quando due persone si amano... Ah beh, ti sto prendendo per il culo, no? E che cavolo, so cos'è un matrimonio! Tra l'altro, si amano? Dai per scontate un bel po' di cose. Ragazzi, credevo che foste andati a caccia di androidi. Che ci faceva qui il dottor Jack? E chi è? Uno scienziato. Lavorava per il Fiocco Rosso. Appassionato di robot. Appassionato di robot. Ehi, non posso dirlo! Questo potrebbe interessarti! Brutto fallito dei miei coglioni! Ehi, aspetta un attimo, io non... Tu avevi detto due... Brutto fallito dei miei coglioni! Droidi, 10 di mattina, 12 maggio, Città del Sud. Beh, a 9 miglia della città del... Morale della favola! Perdiamo tempo con gli stracazzo di androidi sbagliati! Senti, io avevo... quanti mesi ha il bambino? Circa 10. Circa 10 mesi all'epoca! Magari la prossima volta che passerai a darci delle dritte, dacci una stramaledetta foto! Basta, ascoltami! Credo che il mio viaggio nel passato abbia creato un effetto farfalla. Gli androidi destinati ad uccidervi potrebbero ancora farsi vivi! Mi ci pulisco il culo con la tua farfalla! Con tutto il tempo che abbiamo sprecato, il dottor Cielo probabilmente sarà tornato al suo laboratorio! E Dio sono santo! Fai una domanda! Ma io so dove! Tu cosa? A posto! Bulma lo sa! E perché non me l'hai detto? Perché nessuno di voi me l'ha chiesto! No, volevo dire nel futuro! Lascia stare, come lo sai? Noi scienziati sappiamo dove rintracciare i colleghi. Il dottor Frappè, il dottor Willow. Chi? È una lunga storia. Gello dovrebbe avere un laboratorio segreto nei pressi della città del nord. È giunta l'ora del secondo cazzutissimo round! Aspetta! Non puoi mica andarci tutto da solo! Pensi di potermi dare ordini? No, sto cercando di aiutarti! Non sai quanto mi spiace, ma... Io non ascolto i bastardi. Gohan. Sì? Sei un bravo bambino. Oh, grazie. No, dobbiamo fermarlo! Padre, aspetta! Padre, aspetta! Cosa? Padre? Sì, a proposito, quel ragazzo è tuo figlio. Ormai posso dirtelo, tanto il danno è fatto. Che bello, diventerà proprio un bel fighetto. E... Diventerà proprio un bel fighetto! Cavolo, ho fatto proposte sessuali a mio figlio. Perché non me l'avete detto? Perché c'era da spanciarsi! Ma se l'hai scoperto solo adesso... E infatti mi spancio dal ridere! Ad ogni modo, Gohan, Bulma e il bebè dovrebbero tornare a casa. Tu dici? Io dico. Non mi dispiacerebbe vedere come sta mio padre. Mi senti un po', a me serve un passaggio. Ma io... Ecco, veramente è meglio se mi porti a casa per prima. Ma tu... Sta tranquillo, Gohan, sono sicuro che Goku sta bene. Divinamente? Ammettiamolo, ho preso un abbaglio. Anche più di un abbaglio. Ho perso un androide, una mano... E credo che mi sia allentata la calotta cerebrale. Ma è impossibile che mi rintraccino. E nessuno di loro sa dove si trovi il mio lavoro. Bizzarro. Stanno volando dritti verso il mio... Oh, santissimo Megatron. No, è impossibile che abbiano localizzato il mio laboratorio santissimo segreto. Santissimo Megatron. Se perché non conoscono uno scienziato come Willow o Frappè, oppure uno dei Brief. Cazzo! Ah, tuo padre? Ma quindi scusa, già, non parli mai del mio papà. Gli scienziati sanno sempre dove sono gli altri scienziati. Ecco, lui era un lupo solitario, non era affatto socievole. E poi era molto aggressivo. Secondo te gli assomiglio? Siete entrambi maschi. Guarda, se ci tieni tanto ad aiutarmi, piantala di starmi addosso e mettiti a setacciare queste montagne. Sto cercando di salvarti la vita, se solo ti fermassi ad ascoltarmi. Cosa diavolo te ne frega? Oh, andiamo, lo sappiamo entrambi che sono tuo figlio. Gran bella delusione, vero? Bene, abbiamo parecchio terreno da perlustrare. Non dire quello che credo che ti hai. Secondo me dovremmo... Ci siamo! Restare uniti per sicurezza. Oh, grazie al supremo che ci veglia da lassù! Ma dividendoci potremmo coprire un'area più estesa. Chiudi quella boccaccia! No, l'ha detta giusta. Ma porco supremo! Porco supremo! Ma non era porco Kaioshin! Ma di cosa ho paura in fondo? Ci saranno 6 milioni di montagne qui intorno! La possibilità di incontrarlo è praticamente... Ovviamente! È una su 540.000. Che fortunello! Bye bye!
Ma perché? Malgrin, lasciatelo a casa, fa cagare. Ah, nessun posto è bello come casa mia. E l'unico che sia riuscito ad avvicinarvi sia al momento è privo di senso. Ehi, ragazzi, ho trovato il dottor Gelo! È il suo laboratorio! Ho trovato il laboratorio del dottor Gelo! Ma è inconcepibile! Come hai... Fagiolo di bazar! Fagiolo di bazar. Del resto che potevo aspettarmi. Chiedo venia. Abbi la cortesia di attendere un momento. Tensing, c'è una cosa che gradiremo. Tensing? Mostrarti. Ok. Oh, cacchio, vuol dire gli androidi? Stento a credere che abbia funzionato. Ma con la musica di accensione di Windows. Ma che cazzo, quando aperti il laboratorio c'è la musica accensione di Windows? Mi stento a credere di dover nuovamente ricorrere a C17 e C18. Devo agire con precauzione, non si è mai troppo prudenti. Junior, di qua, ho trovato il laboratorio di Gelo! Il polso! E al diavolo la prudenza. Ah, è del Mac, beh, scusate. Buongiorno, dottor Gelo. Come posso aiutarla? No, ti prego, no. Dimmi che C17 lo sta perculando e non parla così, perché è uno dei miei personaggi preferiti. Ma cosa? Tu, cioè... Ma dai, ti sto solo coglionando. Vabbè, ma no! Ma neanche così, però! Ma dai, ti sto solo coglionando. Bella, Doc. Oh, meglio così. Doc. Buongiorno, C17. Caspita, secondo il mio database è passato un bel po' di tempo da quando ci hai spenti. Ossia da quando avete provato a distruggermi. Sì, Doc, e mi dispiace un sacco per quella storia. È che ogni volta che aprivi bocca io sentivo soltanto uccidimi, uccidimi, uccidimi. Problemi del canale acustico, ma superati, credo. Beh, probabilmente mi sarebbe bastato spegnervi e riaccendervi. Ma pensa a te. Pensi di svegliare anche mia sorella? E come? Necessito dell'assistenza di entrambi. Wow, a quanto pare se ne la merda fino al collo. Eccomi, fate provare me. Il polso! Luke, grazie mille per i 3 mesi di resub. Buongiorno, dottor Gelo. Come posso... L'ho già fatto io. No, ma che stronzo. Eravamo d'accordo sul farlo insieme. Lo so, ma non riuscivo a trattenermi. Come ti pare? Che cosa vuoi? Ebbene, al momento i compagni di Son Goku ci stanno bussando alla porta! Ah, l'altro polso! Che cacchio, vai di spallate! A causa di un piccolo incidente accaduto quest'oggi, ho perso l'androide 19 e per di più... No, un attimo, hai costruito un altro androide? Aspetta, era mica quella specie di clown obeso? Credevo fosse uno scherzo! È tornato tra le papere armate. Beh, a quanto pare lo era, è morto. E moriremo anche noi se voi due non... Frena un secondo... Tu sei un androide. Porca puttana, sei un androide. Ma mi spieghi come diavolo hai fatto? Levandomi il cervello e inserendolo in questo corpo. Come? Io... Oh. Già, come ho fatto? Vabbè, avrei usato C19, scusami. La spalla! Accidentaccio, è un materiale durissimo! Immagino che l'avrà costruito C19, il dottor Sembra Gelo. Sembra di sì, sei in ritardo. Questo marmocchio non la piantava mai di blaterare. Ma sei tu che hai superato di 200 miglia la città del nord. Tra poco ti becchi un marrovescio di 200 miglia in piena faccia. Ma questo non ha alcun senso! Che casinisti. Grande Giove, ci mancava solo Vegeta. Grande Giove. C17, C18, affido a voi due l'incarico di eliminarli. D'accordo, ce ne occupiamo immediatamente, ma prima dobbiamo risolvere un problema di fiducia, perché ho come il presentimento che una volta che li avremo uccisi, tu ci spegnerai un'altra volta. E non so nemmeno in che modo. Ma con questo telecomando, si capisce? Oh, dici questo telecomando? Ma no, ascoltami. Quello è solo un telecomando esca. Pensi forse che ti mostrerei quello vero? Però devi assolutamente ridarmelo. Era di mia madre. Oh, non ti preoccupare. Ci penso io a tenerlo stretto stretto. Ops. Un guasto alla mano, fratello. Direi di sì, sorella. Ora basta. Mi sono rotto di starmene in palazzo. No, non possiamo farcela senza Goku. Perché? È soltanto una porta. No, non è questo il punto. Tanto fatica a riconoscerlo, però... C17, mi piace C17, mi piace Bulma. Mi piace... Oddio. Faccio fatica, anche Majin Buu. Benissimo, Ciccio, allora Panza, dove sarebbero i veri androidi? Sono quei due.
Dovrebbero davvero assegnarti il premio Nobel per la fornitura di delusione. Ma loro come fanno a essere tuoi amici? Dai per scontate un bel po' di cose, amico. Wow, e tu ti sei trovato in difficoltà con questi imbecilli? E voi? Dovete sbarazzarvene! Non saprei, ci farebbe comodo un aiuto. Oh, e questo cos'è? Il tuo progetto segreto? No, quello è in cantina, volevo dire sì! È super segreto, non lo toccare! Aspetta un attimo, hai costruito un androide coi capelli rossi? Caspita, ci starebbe una battuta sui tuoi gusti, ma non sarebbe da me. Che cosa? Ti eri sbagliato di 3 androidi, mi dicono. Facciamo pure 4? No! Non devi attivare l'androide 16! Non è programmato correttamente! Oh, ma quanti di noi lo sono? Salve, sono l'androide 13! Guardate il mio berretto da camionista! Stavo attraversando... Ha preso per il culo gli androidi del film! La fase... Beh, che ne dici? Facciamo la conoscenza del nostro nuovo amico? Non vi azzardate! Io sono il vostro padrone e voi due farete quel che vi dico! Scusa, non ho capito bene, potresti ripetere? Mi sa che il guasto all'udito è tornato. Ho detto, io sono il vostro padrone! Grazie mille per i 2 mesi di risalto! E voi due farete quel che vi dico! Scusa, Doc. Sto solo seguendo gli ordini. Senti. Non è che per caso vi avanza uno di quei fagioli di Balzac? È un incidente, ups. Bulma, sicura che sia prudente reggere il bambino in quel modo? Beh, come potrei fare altrimenti? Magari dallo a Girobai. Ho paura che lo faccia cadere o se lo mangi per dispetto. Sono incazzato e affamato. Perciò fa bene, non avere paura. Gaio, grazie mille per i 4 mesi di sub. Non per le papere armate. L'ultima e poi passiamo. Ciò che segue è una parodia creata dai fan. Dragon Ball, Dragon Ball Z e Dragon Ball GT sono di proprietà di Forginari. C'è quest'urlo di sottofondo? Sì, dopo facciamo Deal With It. Sono dalla nostra parte. Trunks. No, lo arriviamo al 40 per il semplice fatto che la saga del combattimento di Freezer era suddivisa in 2 parti. Quindi in realtà erano già 2 episodi, 30 parte 2 e 30 parte 3. Quindi con questo sono 10. Poco ma sicuro. Sei decisamente il figlio di Vegeta. Questo non ci può. Adesso ti è passata la crisi isterica? Io almeno ho fatto qualcosa piuttosto che starmene lì imparato a guardarli. È vero, facciamo sempre così. Cosa? Sono ancora vivi! Ma quello era il più forte dei miei attacchi! Avevi dato per scontato di averli distrutti. Cosa che ci penserò, caro, grazie mille. Tra l'altro, mille. Cosa sarebbe cambiato tra te nel futuro e adesso? Più di quel che pensassi, meno di quel che credi. Sì, infatti, perché si incazza se non si è allenato rispetto al futuro non li mena neanche qua? Però, il ragazzo misterioso è parecchio irascibile. Per me dovrebbe farsi un pisolino. E vabbè. Tiriamo fuori questo fustacchione. No, ho molta paura di come faranno a parlare C16. Ma piantala. Ho molta paura di come faranno parlare C16. Secondo me anche lui. Dite che è Alexa? Secondo me anche lui è Alexa. Secondo me lui è Alexa. È come C19. Caspita, sei proprio un cazzo di spilungone. Bene, pel di carota, come ti chiami? Io sono designato come androide 16. E ti pareva? Ecco Alexa. Però certo che ne aveva di fantasia quel vecchio. Di che ti occupi? Sono programmato con il solo e unico scopo di eliminare Son Goku. Ecco, capisci cosa voglio dire? Lieto di averlo ammazzato. Hai ammazzato Son Goku? No, il dottor Gelo. Ah. Andiamo ad eliminare Son Goku? Vabbè, non avendo di meglio da fare. Bene, il gioco di oggi si chiama Uccidere Son Goku. Allora giochiamo. Sai, dovremmo procurarci un'auto. Che ce ne facciamo di un'auto? Io la voglio. Stanno volando via? Tornate qui! Ne ho strapiene le tasche di essere ignorato! Quanto vorrei poterti ignorare. No, papà! Fermati! Ancora tu? Un'altra volta? Cerca di capire, ti prego! Non abbiamo alcuna possibilità di affrontarli senza Goku. Tu invece cerca di capire con chi stai parlando. Io sono Vegeta. Non mi occorre l'aiuto di quell'idiota farfugliante. Ma non ti rendi conto che è molto più forte di... Stava per dire una cosa, Krillega. Hai toccato il tasto Goku.
Il tasto Goku. Meglio evitare. Hai toccato il tasto Goku. Ah, ecco Zalullo. Kiki, forse dovresti venire qui. Scusa, caro, sto facendo un pranzetto coi fiocchi. Mi sa che non se la passa bene. Non fa che strillare e sputare sangue. Sta tranquillo, è un pranzo ricco di ferro e di proteine. Non ricordo neppure quando è l'ultima volta che hai ispirato. Sarà anche notevole, ma non mi sembra tanto salutare. Già Goku non è messo bene a neuroni, figuriamoci adesso. In tutta onestà, mi fa davvero piacere averlo a casa una volta tanto. Ah, sì, ho capito, ma... Meno male, ha preso Ma povero Goku. Dunque, ecco la mia idea. La prima auto che passa di qua, noi ce ne appropriamo. Oh, siamo nel bel mezzo del nulla. Mi sa che ci capiterà un camion. Ah, ancora meglio se è un camion. Che ne pensi, C16? Ci sarà d'aiuto per eliminare Son Goku? Non lo so, potremmo usarlo per investirlo. Allora speriamo che sia un camion. Bene, bene, bene. Chi si rivede? Qui devo andare avanti perché c'è Vegeta che spara. Se ti vuole fare a botte con un Super Saiyan Life World. Oh, non saprei. Ti va C16? No, non è Goku. Amico, dovremmo davvero trovarti un hobby. Acquisizione hobby. Acquisizione hobby. Bene, C18, allora è tutto tuo. Io penso a rimediare un'automobile. E io mi occupo di Chucky, la bambola assassina. Maltis, grazie mille per i 2 mesi di resub. Bentornato, okay, prima del signore. Però ti avviso, bella mia, non mi faccio scrupoli a picchiare una donna. Fantastico. Nemmeno io. Epico. No. Ehi, ma Vegeta è sempre stato biondo oppure... Gli uccelli se ne sono andati. Ah sì? Mi piacevano gli uccelli. Buon per te, amico. Ok, è l'assistente Google, C16. Primo sangue! Se fossi in te me la darei a gare! E che palle, era una battuta! Ti assomiglia, ma quello di Giopizzi, se non sbaglio, cosa c'è di Trunks. Ma tu pensa da non crederci! Sopra il camion ci sono 2 modelli crocchi che fanno a botte! 2 modelli crocchi che fanno a botte! Oh, strano davvero! Sai che altro c'è di strano? Oh, che schifo, Peach! Mettilo via! Ma che schifo! Ma che cos'è? Non posso crederci, li sta affrontando da solo! Non ha la minima idea della loro forza distruttiva! Gli androidi sono la più grande minaccia dell'umanità! Sì, a parte Cell, Majin Buu, Super C17, Mom che Sherro. Non mi interessa quanta gente ammazzo, Freezer. Prima poi ti becco! Eccetera, ah, eccetera. Eccoti, C18. Ancora niente macchine. Lo sai che c'è un'autostrada laggiù, vero? Oh, lo so, ma così mi diverto di più. Allora, androide, la pianti di scappare? E tu di blaterare? Ti piace avere l'ultima parola, eh? Va bene, questa è la mia risposta. Fanculo. No, voleva il cambio. Dì la verità. Fai così perché sì, sei basso. Con tutte le sere. Ne dici di stronzate per essere una lavatrice? E no, non lo dico perché sei un androide. Lo dico perché sei una donna. Pesantissimo! Pesantissimo! Sai che ti dico? Te la sei cercata! È ora di cominciare no, con le maniere forti! No, domenica mi riposo con il live! Padre, sei lì dentro? Qualcuno ha preso il numero di targa di quella stronza? C18. Grazie. Ehi, va tutto bene, Vegeta? Bene, sto cazzo. Oh, ok, sta bene. Guarda un po', ci sono gli amichetti di Vegeta. Allora, C16, ti va di spaccare crani? No. Fa come vuoi. No. Padre, grazie al cielo sei ancora vivo. Dobbiamo andarcene al più presto. Vorrei scherzare.
sta andando tutto secondo il mio piano. È come se vivessi in un mondo tutto tuo. Eh sì, ma sfortunatamente devo condividerlo con voi. In realtà, Vegeta, non devi spartire proprio nulla. Sembra che Lictun, grazie mille per la sub, benvenuto alla barra mate. Ma se qualcuno di voi si azzarda ad aiutare il principino degli stempiati, sarò lieto di presentarvi alla madre terra. Il principino degli stempiati? E credetemi, sarà davvero molto intimo come rapporto. Sì, non è che ho tutta sta gran voglia di aiutare Vegeta. Cioè, se si trattasse di Goku. Ha detto Goku? Calmati, C16, Goku non c'è. Ma l'ha sentito nominare Goku. Concentrati sugli uccelli, fustacchione. Acquisizione uccelli. Gli piacciono gli uccelli. Ivan Uli è la voce di Vegeta di Dragon Ball a Breed ed è in chat. Grazie per il cip, patato. Ma la volete piantare? Cora, grazie mille per i due mesi di risub, bentornato per il mate. Cioè, porca miseria, quell'idiota non c'è sei mai. Sei in chat e ti la saluto, cosa triste Ivan. È che non ha grazie tutti i torti. Grazie mille per aver doppiato questa meraviglia. Ora vogliamo continuare a combattere. Ti smonterò un pezzettino alla volta. Laida Pompinara. No! Ma no! Ivan, se ci sei in chat, quante donne hai conquistato con questa frase e con questo tono vocale? Ah, ok. Vediamo come te la cavi adesso! Ti sei scompigliata, androide? Beh, hai distrutto la mia giacchetta preferita barra unica e mi hai rovinato i leggings. Perciò sì, scompigliata rende l'idea. Quello era solo un antipasto del mio potere. Ora assaggia il furore del Super Saiyan! Morgana, grazie mille per aver gettato la sub! Ivan, te lo devo dire, cioè, il doppiaggio che hai fatto con Vegeta è troppo bello. È troppo bello! Cioè, le cose più belle dette in Dragon Ball a Brick le dicono Vegeta e Freezer per il momento. Hai fatto un doppiaggio bellissimo. Smettono tutti di fare gli spacconi quando si trovano col culo a terra. Che cosa triste. Di che altro il modo in cui lo dici è perfetto. Grazie mille per il giro. 50, 51, 52, 50. No, oh, che stava per battere il record. Tutto bene di là? Sì, tutto bene. Sì, tutto bene. Maialino, grazie mille per la sub. Benvenuto, leva per armate. 6. Vabbè, dai, facciamo l'ultima, raghi. No, dai, chiudiamo con la 40, dai. Facciamo l'ultima, la 40 e siamo a posto. Porca zozza. D'accordo, la situazione non è ottimale. Ma padre! D'accordo. D'accordo, Trunks può farcela! Insomma, quella spada ha ridotto quei serafratelli! Oh, no! Ehi, occhio bello! D'accordo! Matteo, grazie mille per la sub, è venuto a lavorare! Farcela, gambe! Che cacchio! Beh, li avevo avvertiti. Su, spiegami in una frase chiara e semplice perché ti sembrava una buona idea e potremmo lavorare. Sheila, grazie mille per aver gettato la sub! Sì, ecco, non saprei neanch'io. Se pensi che basti rompermi un braccio per sconfiggermi, androide, ci farà vedere che non è così! Mi sto rompi palle e me la fai finire una cazzo di frase! Visto? Il gioco di squadra non è certo il nostro forte! Io dico di fare come al solito! Benvenuto tra le papere armate, Ivan! Quack! Ottimo tempismo, Krilli! Ottimo tempismo, Krilli, bravo! Vedo che hai capito tutto! Scansione, soggetto Krilli, status Goku negativo. Uccello, anatra. Papera, prego. Salve, uccellino. Come ti chiami? Toriyama? No! Vorrei tanto vedere il tuo dinosauro. Cos'è questo GT? Ehi,
Ray, tutto bene lì sotto? Sì, che mi sono perso. Beh, i Saiyan sono al tappeto. Uno dei tizi calvi sta morendo strangolato e l'altro starnazza. E vabbè. Bene, ci penso io. Non ce la farai mai. Scommettiamo. Non è una buona idea. Bene, quindi ho vinto qualcosa. Ehi là? Elemento sorpresa! Perché urlo sempre? Indovinello, chi ha le braccia rotte non è nient'altro che una troietta. Troia dei miei stivali! Guarda che mi hai rotto un braccio solo! Sei tu? Figata! Disattiva i capelli biondi! Già! Disattiva i capelli biondi! E a differenza tua non gli serve la tinta! Rosichi solo perché stavano meglio a me. Stavano meglio a me vuol dire ci scambiavano l'uno per l'altra? Scusa tanto, vorresti dire che sembro una ragazza o che tu sembri un uomo? Che battutona! Parli come combatte lui! Ma perché faccio ste cose? Va bene, ascoltatemi! Sono convinto che se arrivassimo alle mani non mi dimostrerei... all'altezza! Non è un gioco di parole! È simpatico! Tranquillo, pigmeo, non vogliamo combattere con te. Sei minaccioso quanto un cucciolo di Cocker Spaniel. Questo è un argomento molto valido! Allora io continuo a stare qui senza muovere un dito! Fantastico! Noi andiamo a uccidere Goku. Io... Non potete uccidere Goku! Sai, in realtà credo di sì. Ok, ma non dovreste! Giusta osservazione. Ma insisto comunque sull'uccidere Goku. Si fa perché lo dico io. Beh, sei tu quello che comanda. Così va la vita. Se questa è la vostra risposta, io sarò costretto a fermarvi. Che carino. Sei carino. Vivi pure e continua a non combattere. Che cavolo era? Non mi dire che sei attratta dai nani. E anche se... Forse i canoni di bellezza non contano niente. Senti, se vuoi dirmi che si è attratta dai nani. Dare in vestia la mamma e il papà, ti basta uscire con uno di colore. Oh mio Dio. Ah, giusto, sono morti. Oh mio Dio. Wow, caspiterina, devo dirlo a tutti. Ma prima, dottor Fagiolo di Balzac. Ma che cavolo è successo? Ne avevo 15. Oh, vabbè, basteranno. Cacchio, i ragazzi non ci crederanno mai. Io non ti credo. Io non ci posso credere. E a me non interessa. Che palle. E tu, Vegeta? Sai che sarei sempre stato curioso di vedere la Brigd della saga di Majin Buu? Perché sarei sempre stato curioso di sapere come avreste potuto rendere Majin Buu ciccione stupido. Cioè, mi è rimasta questa curiosità. Io ho sempre pensato, avrei sempre voluto vedere la saga di Majin Buu in versione a Brigd, in italiano, per vedere come avreste potuto fare a rendere un personaggio idiota come Majin Buu grasso più stupido. Per me potevate lasciarlo originale, perché cioè più deficiente di uno che fa ho fame ora, ti mangio, cioè più stupido di questo io non penso sia possibile, cioè. Visto? Lui sì che ci crede ed è geloso. Oh no, un'altra volta. Trunks. Pure io, Andre. Ma sarebbe stata una sfida impegnativa. Mia madre tipo Recom, bastardo, ma così. Ma infatti Recom, se ci fate caso nella Brigd, Recom è stupido, ma non è tanto più stupido dell'originale. È stupido, ma non così tanto più stupido. Anche nell'originale ogni volta che menava faceva Recom pugno, cioè. Nella Brigd l'ha reso leggermente più stupido, ma più o meno è simile all'originale Recom. Tanto non me l'aspettavo. Già, ma perlomeno ha smesso di provare ad ucciderci. Ha fatto cosa? E dai, Bulma del futuro, e che cavolo? Non per mettere il dito nella piaga, ma ci hanno fatto a pezzi. Nessuno di noi era preparato contro avversari così forti. Già, e chissà come, erano ancora più forti che nel mio tempo. Cosa? Ma ci prendi in giro? E dai, Trunks del futuro, e che cavolo? Fantastico, quindi anche con due Super Saiyan siamo inutili come delle forchette da brodo. Se non ci bastano i Super Saiyan, quello che fa al caso nostro magari è un Super Namecciano, eh? Peccato che non esistano, eh? Junior? Giusto? Super Namecciano! Oh mio altro me, sta zitto!
Vi prego, ditemi che qua nella brita avete aperto una parentesi su come cazzo è possibile che Junior avesse un livello di merda di combattimento e unendosi con il Supremo, che avrà un livello di combattimento di 500, quindi la metà di Raditz, diventa forte come C17. Io questa cosa non l'ho mai capita. Cioè, Junior qua aveva un livello che era un quinto di quello di C17, unendosi al Supremo, che avrà avuto un livello di 200 del Giro delle Tartarughe, è diventato forte come C17. Com'è possibile? E l'altra cosa... Baciatemi! Il punto più verde, certo, del meno culo! Certo, meno male, Ivan, meno male. C'era anche Neil. E si è già unito a Neil. Aspettate, dove sta andando? Secondo me al Palazzo del Supremo. Meno male, Ivan, ma non mi delude mai. Ma ce ne sono di posti in quella direzione. Scusa, vediamo se ricordo bene. A casa del Supremo abita una specie di genio. Ma no, cosa hai capito? Il genio delle tartarughe vive da tutt'altra parte. Senti, mi spieghi cosa sta succedendo? Niente, è solo che potresti avere un nuovo coinquilino. Devo spostare il biliardo? Quando hai preso un biliardo? Stavo per cascarci. Il biliardo. Che tra le altre cose c'è stato anche un errore in Dragon Ball Z. Il vero Dragon Ball Z. C'è stato un errore perché Cell dice che fino a quando il suo cervello rimane intatto si può rigenerare del tutto. Ma c'è un momento in cui Goku gli spara un'onda energetica e lo distrugge tutto dal busto in su. Rimangono solo le gambe. E quello è stato un errore di produzione. Che vuoi dire? No, il Supremo non è una forza elevatissima. Era più o meno forte come Al Satan. Quindi una merda. Ma chi si vede? La mia bellissima figlia e il mio bellissimissimo nipotino. Oh, c'è anche Gon. Da quanto tempo? Non credo di avere il piacere. Salve, sono Jirobei. E sono qui per la vostra dispensa. Capisco. Tesoro, c'è uno dei buoni spesa. Digli che ho una pistola perché io le pago le tasse. Sfide accettate. Gohan, caro, vuoi che ti offra del tè e una fetta di torta? No, il suo cervello era nella testa, perché si vede. No, si vede, dovrei assicurarmi che mio padre non sia morto. Ok, buon divertimento. Mamma, com'è che non invecchi mai? Oh, tuo padre non me lo permette. Se l'assimilazione moltiplica la forza unendosi a Neil, avrebbe dovuto arrivare al livello di Cell. Mondo gatto. Ciao, Popo. Salve, giovane Supremo. Oh, salve, Junior. Che bello rivederti. Basta cazzate, Supremo. Sai perché sono qui. Bene, banda ai convenevoli. Questi quadrati formano un cerchio. Questi quadrati formano un cerchio. Sto dicendo ma scusa, che gli prende? Non badarci. Si è scolato 5 litri di LSD. Come? 5 litri. Dico davvero, 5 litri. Un bottiglione intero. Che poi chissà dove l'ha preso. Non se ne va mai dal santuario. Supremo, dimmi subito che posso andarmene dal santuario se ne ho voglia. Popo, puoi andartene dal santuario se ne hai voglia. Stronzo, non dirmi cosa fare. Perché Popo è pazzo? Questi quadrati formano un cerchio. Questi ecco, che cosa dicevi? Sono qui per questi il tuo corpo. Potevi almeno portarlo fuori a cena. Primo, non mangiamo. Secondo, sta zitto. E cosa ti fa pensare che te lo conceda così facilmente? Se fossi veramente il guardiano di quel sassolino chiamato Terra, capiresti che non c'è tempo da perdere. Questo è vero. Un grande male sta sorgendo. Mai questo pianeta vide qualcosa di simile. Sai a cosa mi riferisco allora? Sai esattamente quanto sono pericolosi gli androidi? È una mia impressione o l'atmosfera si è appesantita? Gli androidi sono una minaccia, sì. Ma sono niente in confronto a ciò che temo arriverà. Cellula. Meno male che continuiamo a chiamarlo in inglese, perché chiamarlo cellula... Questi quadrati formano... Sa anche Cell è un imbecille nella Brigden, è bellissimo, ma la mia parte cazzo preferita... sei inquietante! La mia parte preferita è e rimane il punto in cui si incazza con Tenzing, perché con la sua mossa delle mani a triangolo fa i quadrati. Quella è la parte più bella. Aspetta, Papere, arrivo che vado un attimo in bagno e poi ci guardiamo un po' di Deal With It. Un secondo, Papere.
Donna Lia, la leverà per...